Buonasera anche chi è arrivato per ultimo e paga da bene alla fine. Fa finta di niente. Buonasera, mi chiamo Enrico Zio e sono onorato in qualità di presidente dell'associazione Alumni Polimi di darvi il benvenuto a questa che è, believe it or not, la prima Winter Conference del gruppo di Alumni Polimi School of Management, che riunisce gli ingegneri gestionali e i cosiddetti MIPPINI, da quanto ho imparato in questa evoluzione verso la School of Management. Il benvenuto lo do io in rappresentanza di una comunità di 33.000 membri dell'Associazione Alumni Polimi, registrati sul nostro portale che probabilmente conoscete, se non conoscete c'è qualcosa che non va. È una comunità molto ampia, molto ricca di sostanza politecnica, che tutto sommato è un sottoinsieme medio della potenziale comunità di tutti gli alumni Polimi, laureati, master, diplomati, dottorati di ricerca, che conta più di 150.000 elementi. La vostra realtà, la vostra specificità, la School of Management, gli alumni della School of Management, sono più di 10.000. Qualcuno forse non è stato avvertito perché non siete esattamente 10.000 in quest'aula, ma contiamo di portarli tutti, non forse non in quest'aula, in un'aula un po' più grande, nelle future iniziative. Dicevo, c'è molta sostanza e opportunità in questa comunità. All'interno di questa comunità abbiamo anche il cerchio blu degli alumni che noi chiamiamo top, dove abbiamo un ottimo rappresentante che abbiamo costretto, invitandolo a venire a condividere con noi certe sue esperienze e visioni. Questo gruppo di alumni top conta più di 200 amministratori delegati e presidenti di grandi industrie in Italia che operano sul territorio italiano e all'estero, e più di 1.400 dirigenti di aziende, istituzioni e enti che hanno in qualche modo una opportunità di condividere la loro esperienza e effettivamente fare da riferimento per le esperienze un po' di tutti noi che ci muoviamo in contesti simili, tipicamente politecnici o di natura politecnica. Che cosa fa l'Associazione Alumni Polimi? Allora, vedete in alto che cosa fa per i suoi alunni, cioè che cosa fa per noi stessi, ma è un'associazione che ha come obiettivo di valorizzare la matrice politecnica della nostra cultura e tutto quello che facciamo operando professionalmente nella nostra vita lavorativa. Ripeto, ci sono fuori nel mondo a fare più o meno danno circa 150.000 laureati, dottorati di ricerca, master e diplomati che operano con una cultura politecnica che è veramente caratteristica e che va valorizzata. Allora noi creiamo queste occasioni di raccontare le nostre storie, raccontare le nostre esperienze e valorizzare i momenti più importanti di realizzazione di certi progetti. È chiaramente una comunità, quindi per definizione è una comunità che attraverso il portale e attraverso le iniziative di questo tipo condivide momenti di networking, scambia opportunità, scambia esperienze, crescendo in qualche modo insieme. L'associazione a questo punto diventa anche una grossa opportunità per avere un collegamento e un rinnovato interessamento per gli sviluppi dell'Ateneo, del Politecnico di Milano. Quindi è la porta di comunicazione con la quale noi restiamo in contatto con quello che avviene al Politecnico di Milano, con le direzioni che vengono prese in termini di, ovviamente, ricerca e didattica, che sono le due attività del Politecnico di Milano. Che cosa fanno e che cosa vogliono fare gli alumni riuniti in questa comunità?
per il Politecnico di Milano, perché la porta verso il Politecnico di Milano è un'opportunità per contribuire allo sviluppo del Politecnico di Milano in un mondo di formazione e ricerca che è in continua dinamica, è in continuo sviluppo. Allora, vedete qua sotto un po' le colonne sulle quali vuole appoggiarsi l'Associazione Alumni per contribuire a questo sviluppo del Politecnico di Milano. È chiaro che il raccontare quello che gli alumni Polimi fanno all'esterno motiva anche un fenomeno di attrattività, di attrazione verso gli studenti che vogliono intraprendere questa strada. Quindi c'è una volontà di aiutare a valorizzare gli alumni Polimi e usarli, se mi permettete il termine, come specchio per attirare i nuovi studenti. C'è anche una volontà, una volta attratti, di accompagnarli, grazie alle nostre esperienze, nelle nostre diverse realtà professionali, accompagnarli nel loro percorso, nel senso di poter offrire un dialogo con gli allievi che stanno svolgendo i loro studi presso il Politecnico per aiutarli nelle varie decisioni successive. Quindi se per caso hanno il dubbio se fare il corso del professor Corso, penso che unanimemente gli sconsiglieremo di intraprendere questo sbaglio clamoroso. Poi è chiaro che diventa anche un canale, peraltro strutturato, l'Associazione Alumni Polimi, un canale strutturato per anche offrire opportunità di lavoro ai neolaureati a questo punto, che peraltro è un vantaggio anche per la realtà professionale in cui operiamo. Quindi è strutturato perché l'Associazione Alumni Polimi è connessa strettamente con il servizio del Career Service del Politecnico di Milano, che probabilmente molti di voi conoscono. L'Associazione Alumni Polimi chiaramente cura molto anche lo sviluppo di questa sua community, okay, che vuole crescere e rimanere integrata e solida rispetto agli obiettivi che si propone. Vuole sostenere economicamente alcune attività di ricerca e di formazione del Politecnico di Milano, qualcosa la vedremo fra un momento, quindi si può anche sostenere economicamente le attività del Politecnico. E poi con le nostre esperienze, sapendo quello che si fa nel mondo del lavoro, perché mi è sempre piaciuto dire tu cosa fai, lavori? No, sono all'università, perché all'università si sa che non si lavora, ovviamente. Allora c'è anche un'idea di accompagnare con esperienze lavorative strategicamente le direzioni. È un confronto molto importante per l'Ateneo, perché la visibilità che avete voi sul campo come alunni operanti nei vostri settori è chiaramente nel campo e sul campo, e può dare dei ritorni molto importanti per l'Ateneo. Dicevo, tra le altre cose, appunto questo ritorno al Politecnico di Milano. Mi pare che siate stati bombardati, forse oggi stesso, molti di voi, gli ingegneri gestionali perlomeno, da una ricerca sull'adeguatezza delle competenze che avete ricevuto durante la formazione al Politecnico rispetto alla professione che state svolgendo. Non dite la risposta adesso, però è effettivamente interessante il vostro coinvolgimento. Mi dicevano prima i colleghi che hanno mandato questo questionario, no? Questa survey, che nel giro di poche ore hanno già ricevuto dell'ordine di centinaia di risposte che inquadravano come la professione ha trovato. Sì, ce n'erano un paio buone, mi pare, sì. E quindi siamo ottimisti perché mancano 9.900 persone che tutto sommato potrebbero fare. Cosa potete fare voi? Voi potete innanzitutto infilarvi le scarpe da corsa, ok? Volete essere vicini all'associazione, volete essere coinvolti? Stasera abbiamo un buffet che è molto minimalista perché vogliamo tenervi in forma. Iscrivetevi subito alla prima Polimi Run, che è la prima edizione di questa corsa non competitiva, anche se sono già tutti col coltello tra i denti e si minacciano
tra i corridoi, aperta a tutti. Ovviamente c'è grande partecipazione dei docenti del Politecnico, dello staff del Politecnico, degli studenti, ci sono già più di 2000 iscritti, di tutti gli amici degli studenti, eccetera eccetera. È una corsa molto bella perché veramente si corre per unire i due poli di Milano, quindi dalla Bovisa a Leonardo, finendo al Giuriati. È una corsa molto bella perché non è competitiva, è lo spirito vero di collaborazione che in qualche modo cerchiamo anche di creare all'interno della nostra formazione, ed è ancora più bella perché i ricavati di questa iniziativa andranno in borse di studio per gli studenti meritevoli. Quindi c'è tutte le volte una particolare attenzione a cercare di aiutare i meritevoli, e quelli che sono meritevoli in particolare magari hanno meno possibilità, a poter rincorrere i loro sogni. Un'altra iniziativa molto interessante che mi preme raccontarvi è quella ancora rivolta ad attrarre i migliori giovani del Politecnico e a supportarli finanziariamente. Abbiamo aperto i cosiddetti circles dei donatori, per cui con una donazione di 2000 euro all'anno per 5 anni si possono creare queste borse di studio di elevato contenuto economico, che dovrebbero consentire a dare condizioni serene a studenti meritevoli, a giovani meritevoli del nostro Ateneo, per poter fare la laurea magistrale, quindi il quarto e quinto anno, se vogliamo, della vecchia laurea. E questa è un'altra iniziativa chiara e concreta di dare supporto economico all'Ateneo nel suo sviluppo per meritocrazia. Chiudo qui dicendovi che vi aspettiamo, vi aspettiamo, vediamo se giriamo, vi aspettiamo sempre di più alle nostre iniziative. Vi ringrazio per aver partecipato a questa iniziativa. Chi non l'avesse ancora fatto, si iscriva all'associazione, è gratuito l'iscrizione sul sito, sul portale alumni.polimi.it. Poi non preoccupatevi, il modo per fregarvi a posteriore lo troviamo, e per farvi pagare, state tranquilli. Chi non l'avesse ancora fatto è meglio che lo faccia adesso, perché chi non è iscritto non può accedere al buffet. Grazie. Grazie Enrico. Io avevo la tentazione di farvi vedere le 25 slide della scuola, ma in realtà ne ho scelta una sola, che deve essere su questo PC, oppure in regia. Il mio compito, non credo che sia, ma è in sequenza? No, non credo che sia in sequenza. Questa è bella, no? La scuola. Hai visto com'è venuta bene? Enrico, adesso tu finalmente capisci che cos'è. Il mio compito oggi è quello di darvi il benvenuto, ma l'ha già fatto Enrico, e di provare a dirvi che cos'è la scuola e perché questa Winter Conference dedicata agli alunni della School of Management. C'è questa slide, che fra un po' apparirà a video, che è la rappresentazione di quello che è la School of Management, che nasce dall'attività congiunta del dipartimento in cui tutti noi docenti siamo inseriti, che è il Dipartimento di Ingegneria Gestionale, e del MIP, una società di cui il presidente Baradin e Andrea Sianesi, che parlava fra qualche minuto, e che è da sempre dedicata all'attività postgraduate. La SOM, quando mi esce finalmente, eccola là, arriva, eccola, questa è la rappresentazione, questa siamo noi, forse questi siamo noi. La SOM è l'insieme dei docenti che fanno ricerca nel mondo dell'ingegneria gestionale, è l'insieme degli stessi docenti che insegnano alla Master of Science, alla laurea triennale, agli MBA, nella parte di corsi di master specialistici, ed è anche l'insieme di tutti quei docenti che lavorano e insegnano nell'ambito dei progetti con le imprese. La comunità, quindi, dal lato scuola esiste, diciamo la verità anche a Enrico, ci abbiamo messo un po' a costruirla, nel senso che è l'esito di un lavoro ragionevolmente faticoso, che però in questo momento vede circa 100 docenti
la cosiddetta nostra core faculty, a cui si sommano un po' di più, 150, di docenti allargati, cioè di persone che insegnano da noi, che fanno corsi a contratto, vuoi nei corsi della, per gli studenti del gestionale, vuoi nell'ambito dei corsi del MIP, e che con noi condividono alcuni elementi chiave e distintivi, che sono quelli che noi raccontiamo sempre quando facciamo l'orientamento ai nostri studenti. E secondo me ve li ricordate. Perché scegliamo ingegneria gestionale e non economia? Perché noi, anche se i nostri colleghi non ci credono tanto, siamo degli ingegneri. Siamo degli ingegneri che riconoscono e che hanno dentro nel proprio DNA un pochettino di competenze analitiche, un po' di più di un pochettino, competenze analitiche, competenze di modellizzazione, capacità di creare schemi, e soprattutto siamo decisamente più smart nell'uso delle tecnologie, nell'uso dei numeri, li capiamo un po' di più, e comunque le aziende dicono che siamo diversi, e quindi questo a noi basta. Spero che lo dicano anche i questionari che restituiranno ad Enrico. Allora, detto questo, perché noi stiamo cercando e facendo di tutto per creare anche una comunità di studenti, cioè avere una grande famiglia? Da un lato perché crediamo che questo sia importantissimo, questo è, lo dicono tutti, è il motivo per cui Enrico Zio ha creato, ha ricostruito insieme a Federico il mondo degli alunni al Politecnico, ma anche perché in effetti abbiamo veramente bisogno dei nostri studenti, e questa cosa vi verrà raccontata meglio da Mariano. Noi abbiamo progettato una serie di iniziative che vogliamo rivolgere agli ex studenti, ma abbiamo anche bisogno che loro tornino con le loro competenze dentro la nostra scuola, tornino come tutor, tornino come docenti, tornino di nuovo come studenti, tornino banalmente per dirci che certe cose dobbiamo cambiarle e ci aiutino a guardare un po' più il nostro mondo da fuori, perché voi sapete che uno dei problemi dell'università è quello ogni tanto di fare un po' tutto interno, cioè di non vedere troppo il mondo. Ecco, il nostro bisogno, il motivo per cui oggi siamo qua, è che abbiamo bisogno invece che arrivino le esperienze da fuori. L'altro punto che io dovevo toccare è, dovevo cercare di raccontarvi cosa stiamo facendo, cos'è che questo gruppo di 100 più 150 persone sta facendo all'interno della SOM. Alcune cose le racconto io, altre le racconterà Andrea e altre le racconterà ancora Mariano, per cui io sarò abbastanza rapida. Sicuramente il progetto più importante che abbiamo è quello che ci vede allineati con l'Ateneo sull'internazionalizzazione. Siamo partiti un po' prima, perché il MIP è partito con l'internazionalizzazione dei prodotti decisamente prima di quello dell'Ateneo, però l'Ateneo si è accodato. Io, da direttrice di dipartimento, ho vissuto tutte le diatribe di Senato, inglese sì, inglese no, cambia il manifesto e i docenti che protestano, però ormai siamo a metà del secondo anno di sperimentazione, è troppo presto per dire come va, ma i numeri ci sono, le matricole straniere sono arrivate, non è vero che arrivano solamente dai paesi sfigati, adesso non sono registrata, posso dirlo, sfigati francesi. E quindi da questo punto di vista siamo contenti, ovviamente lo vedremo, adesso non so se c'è ancora in aula Stefano, ecco, Stefano, se vuoi alzarti vieni qua, sì, vieni qua, Stefano è il nuovo presidente del CCS, quindi è la persona che ci aiuterà a cambiare, a rinnovare, a migliorare la nostra più grande sfida che abbiamo in questo momento, è a lui che dovremo... Una seconda grande sfida è quella relativa all'innovazione nella didattica. Alcune cose le abbiamo fatte, grazie anche a Mariano, ma anche al relatore che è qui con noi oggi, e qualcosa vi dirà di più Andrea. Altre le stiamo sperimentando. Dalle indagini che avevamo fatto ci veniva detto che la nostra didattica era vecchia. Vecchia nel senso che è un po' troppo frontale, un po' poco esperienziale, un po' troppo diversa dalla didattica che si fa. Allora noi ci stiamo provando andando a inserire delle attività di laboratorio, portando delle innovazioni tecnologiche in aula. Anche questo è il progetto del futuro, per il momento siamo in sperimentazione, però su questo noi investiremo tantissima energia e tantissima voglia di crescere.
E il terzo grande progetto che abbiamo è quello di provare a costruire una sorta di meccanismo virtuoso. È vero che sembra facilissimo dirlo, ma in realtà farlo è difficilissimo, tra l'avere una comunità di docenti che per fortuna nostra sono giovani. La SOM è fatta di gente giovane, io sono la vecchia, e quindi vabbè, è vero che potreste dire sì, sei vecchia, però no, negli Atenei avere 54... No, non mi sento vecchissima, però noi siamo giovani. Se si guarda l'età media di questo Politecnico, il nostro dipartimento è giovane e noi dobbiamo sfruttare. No, Enrico zio ha la mia età. Tu sei maturo, io maturanda. E il fatto di avere questa classe cosiddetta di docenti giovane che ha ancora tanta energia è quello su cui noi vorremmo, stiamo spingendo perché la ricerca sia di qualità. Il blu là in fondo è il cuore e il DNA di tutto quello che poi andremo a fare. Quindi avere della ricerca di qualità vuol dire attrarre delle persone di talento, vuol dire selezionarle bene, vuol dire avere una scuola attrattiva che riesce ad attrarre i talenti stranieri, vuol dire alla fine poter andare in aula con delle persone altamente qualificate. Ci riusciremo? Non lo so, ce lo direte fra qualche anno. Questi sono i progetti che noi abbiamo in mente. Io ho finito e lascio la parola ad Andrea. Ma io aggiungo giusto due parole, visto che ha già detto tutto Cristina, di fatto. Due parole su quelle che sono alcune sfide che in particolare noi stiamo vivendo anche qui, un po' come l'internazionalizzazione, magari partendo dalla formazione postgraduate, quindi dal MIP, e che poi, come è successo con l'internazionalizzazione qualche anno fa, pensiamo sicuramente contamineranno anche tutto il resto della School of Management. Allora, faccio soltanto una premessa. Quell'insieme MIP più dipartimento, no, che chiamiamo School of Management, ha una mission. Una mission che è quella di creare e condividere la conoscenza all'intersezione tra la tecnologia, il management e le policy. In modo, se volete, coerente con questa mission, noi ci siamo dati, diciamo, una serie di obiettivi, no? Primo obiettivo, e qui siamo nel campo sicuramente del dipartimento, è quello di produrre una ricerca outstanding, no? Quindi noi ci vogliamo basare su questa ricerca outstanding, che poi però non è fine a se stessa, ma che vogliamo tradurre in percorsi formativi d'eccellenza, no? E ultimo, last but not least, l'obiettivo finale è quello di servire la nostra comunità, no? E quindi i nostri alumni sono sicuramente il primo nostro target, oltre che i nostri studenti del momento. Allora, che cosa abbiamo pensato che fosse estremamente coerente con questa mission e con questi obiettivi, oltre che l'internazionalizzazione? Allora, qualche anno fa nel mondo dell'education si è cominciato a sentire parlare di MOOC, no? Quindi Massive Open Online Courses, come un elemento che poi ci dirà anche Mariano, no? Avrebbero dovuto avere un effetto, e magari ci avranno un effetto disruptive anche sul mondo della formazione. Allora noi come School of Management non nego che ci siamo posti una serie di domande, no? Su ma che cosa sarà, che cosa sarà il mondo della formazione da qui a qualche anno. E queste domande, per darci la risposta a queste domande, abbiamo deciso di non essere autoreferenziali, no? Ma ci siamo appoggiati anche a chi queste risposte, come Carlo, no? È abituato oggettivamente, oltre che farsi le domande, è abituato anche a dare questo tipo di risposte. E da lì è nata una partnership che è estremamente coerente, se ci pensate, con quella che è la nostra mission, no? Tecnologia, management, policy e quant'altro, che è stata quella di provare a realizzare assieme School of Management e Microsoft un nuovo approccio alla didattica sulle tematiche di management.
Il prodotto di questa diciamo pensata che abbiamo fatto tra 2013 e 2014 è stato quello che oggi chiamiamo Smart Learning, che è un approccio che abbiamo lanciato nell'ottobre del 2014 e che ha un successo sicuramente notevole, no? Molto superiore rispetto a quelle che erano le aspettative che avevamo sia noi che Microsoft, che in generale pensavamo, no? Di essere, magari avevamo tarato un po' basso l'asticella delle aspettative, però oggi abbiamo lanciato già 3 classi di Executive MBA su questo, che seguono questo nuovo verbo, diciamo, dello smart learning. Abbiamo contaminato con lo smart learning tutta quella che è l'offerta formativa dei corsi brevi, quella che noi chiamiamo la Management Academy, quindi la parte di Executive Education Open. Abbiamo iniziato a fare corsi di formazione custom nel mondo, quindi nel mondo delle imprese, utilizzando di nuovo tutta l'esperienza che abbiamo maturato in questi anni, e qui mi riallaccio all'internazionalizzazione. Dall'ottobre del 2016 avremo un Executive MBA global, no? Quindi venduto sul mercato non soltanto domestico ma sul mercato mondiale, che si poggia su questo smart learning. Che cos'è questo smart learning? No? che sto citando ormai da qualche minuto, è la combinazione di fatto di 3 elementi, no? Che sono fortemente compenetrati. Uno è quello per cui abbiamo fatto la partnership con Microsoft, quindi il digital learning, no? Digital learning ma non fatto in modalità MOOC, no? Quindi non fatto come uno potrebbe, volendo banalizzo, no? Guardarsi una videocassetta piuttosto che non leggersi un libro, no? Quindi, cioè, ma fatto alternando quelli che sono queste modalità di didattica asincrona, quindi che uno si organizza per conto suo, con invece una gran quantità di didattica sincrona, fatta attraverso la piattaforma di smart learning, che è stata realizzata, ovviamente non l'abbiamo fatta né io né Cristina né Mariano, no? è stata messa a punto da Microsoft, e che supporta in un modo che appunto è apprezzato da quelli che stanno frequentando questi corsi, questa attività. Non è soltanto asincrona, non è soltanto sincrona, c'è anche un utilizzo di tutte quelle che sono quello in cui viviamo immersi oggi, no? Quindi il social, no? E c'è un lasciatemi dire un impatto molto importante su tutta quella che è l'evoluzione di quelle 100 più 150 persone che stanno da questa parte della cattedra, nel senso che stanno molto cambiando mestiere, perché fare didattica utilizzando lo smart learning è un'esperienza completamente diversa rispetto alla didattica tradizionale. Sia per, non soltanto per il fatto che uno magari si può fare stando seduto a casa invece di essere in aula, no? Ma perché la tipologia di approccio cambia radicalmente. Ma non è soltanto digital, ci sono 2 altre componenti che hanno la stessa importanza, se volete, del digital, e poi a seconda dei prodotti formativi andiamo a coniugare in modo differente. Uno è legato alla formazione esperienziale, perché noi crediamo fortemente che come prima Cristina diceva, i laboratori, no? Sono qualcosa che da cui non si può prescindere ormai, no? Nella formazione di tipo manageriale, e poi tutto un affiancamento one to one, perché il mondo soprattutto delle soft skill è qualcosa che ancora oggi è difficile riuscire a digitalizzare, trasmettere e veicolare in modo efficace attraverso una piattaforma. Allora, questa è la grande sfida che abbiamo, che sta un po' trasformando il mondo della nostra School of Management, dove, ricordate, creare e condividere conoscenze di intersezione tra tecnologia, no? Tecnologia, management e policy, sicuramente ci vede oggi in una posizione di successo. Prima Cristina diceva perché devo fare ingegneria piuttosto che non fare economia. Allora, io, se io lo vedo dal punto di vista del MIP, no? Quante volte uno si dice perché devo fare il MIP invece che andare in Sta Bocconi? La risposta è perché qui c'è lo smart learning, no? Questo è, oggi sicuramente possiamo affermare questo, ma non lo dico in modo autoreferenziale.
lo dice il Bocconi, a parte, ma lo dico, noi un'altra delle sfide che stiamo ovviamente continuando a cercare di perseguire è quella legata alla qualità, no? Da anni abbiamo iniziato con i vari accreditamenti, no? L'accreditamento Equis, adesso siamo in ballo con l'ACCSB e poi c'è l'AMBA, che è quello che l'accreditamento degli MBA, dell'associazione di MBA. A fine gennaio l'AMBA ha fatto un premio su tutti gli MBA ed executive MBA del mondo per i prodotti più innovativi, e noi siamo arrivati in finale, no? Siamo stati tra i primi sei del mondo con lo smart learning, siamo arrivati in finale e dei sei che sono arrivati in finale, tre MBA o executive MBA erano basati in qualche modo su aspetti legati all'innovazione usando la tecnologia nella didattica, e due erano mostri sacri, no? Dal punto di vista di queste innovazioni: Imperial College di Londra e Open University, che è stato sicuramente il pioniere dell'applicazione di queste tematiche. Allora, il nostro smart learning, dopo un anno e mezzo di vita praticamente, è arrivato sul podio, no? Per quello che riguarda le tematiche, e su un podio tra l'altro nobile, no? AMBA è sicuramente più importante come messaggio di riconoscimento del fatto che io dico siamo molto bravi. Quindi oggi stiamo vivendo un momento in cui stiamo coniugando questo aspetto di innovazione con l'internazionalizzazione, ma abbiamo anche un'altra sfida, una sfida che è la sfida in qualche modo di, lasciatemi dire, perpetuare un po' quella che è la memoria della persona che mi ha preceduto alla guida del MIP, che è Gianluca Spina, che è mancato un anno fa praticamente, era il 21 di febbraio, no? quando è mancato, per ricordare Gianluca noi abbiamo fondato un'associazione di cui trovate i dettagli nella cartellina, o se non trovate il piccolo dépliant ce ne sono moltissimi all'ingresso, no? Con tutte le informazioni. Che cosa vuol fare questa associazione, che adesso è stata anche nel frattempo legalmente riconosciuta e quindi può operare a tutti gli effetti? Vuole portare avanti una serie di progetti su quelli che erano le diciamo, temi cari a Gianluca: uno, l'internazionalizzazione, e l'altro, la meritocrazia. Già molti degli alunni del MIP ci stanno aiutando, e spero ovviamente che questo forte commitment verso Gianluca e tutto quello che ha fatto negli anni in cui è stata la guida del MIP continui anche in futuro. Qua mi taccio e passo microfono e palla a Mariano. Grazie Andrea, grazie Cristina, grazie Enrico e grazie soprattutto a tutti voi che ci siete. Abbiamo avuto 400 iscritti, un record assoluto. È bello essere qui, no? Vedervi. E riflettevo nel preparare questo speech, questa Winter Conference, che noi siamo, vogliamo essere una community, no? Ma chi siamo? Ecco, magari possiamo proiettare due elementi sulla demografia della nostra community. Sapete che noi cerchiamo, e abbiamo ottenuto da questo punto di vista dei grandi risultati, cerchiamo di raggiungervi il più possibile attraverso anche tutti i mezzi, social, eccetera, e provare a studiare, no? che cosa fanno i nostri allievi. Adesso, come prima diceva Enrico, ci sarà anche un interessante survey che faremo con gli allievi gestionali. Vediamo se funziona. Questo è uno smart, una smart proiezione. Improvvisiamo, che ci importa. Allora, noi siamo andati a vedere quanti siamo, non solo quanti siamo, ma anche
che cosa fanno i nostri allievi. Ci siamo resi conto, bellissimo, eccolo. Vai alla prossima, visto che non sono io, ma mi illudo. Fantastico. Questo ci dice oggi, ad esempio, dove sono i nostri alunni, quelli che riusciamo a intercettare e a contattare meglio, che sono quelli che sono all'interno del nostro gruppo LinkedIn, che è oltre raddoppiato nell'ultimo anno, no? 4.360 persone che sono in contatto con noi. Guardate che splendida eterogeneità, perché abbiamo manager, abbiamo anche imprenditori, abbiamo persone molto senior e abbiamo anche dei giovani neolaureati o degli impiegati. Insomma, c'è una fantastica eterogeneità, no? Che ti porta a dire, facciamo un altro click, vediamo qualche altro elemento, dove lavorano in settori molto diversi e in funzioni molto diversi. C'è chi lavora, vedete, nelle vendite, c'è chi lavora nell'informatica, ma anche qui abbiamo una eterogeneità che è splendida. Questo vuol dire che siamo una comunità molto ampia, molto diversificata. Allora la domanda diventa: che cosa abbiamo in comune? Cioè, siamo una comunità? E per quale motivo poi ci troviamo? Per quale motivo siamo qui? Avete deciso di passare il venerdì sera di una settimana, che vedo dai vostri volti che è stata una settimana semplice. Qui ci sono anche una serie di miei allievi che sono estenuati proprio, e tanto tranquilli, perché ci vediamo domani mattina alle 9, no? Quindi perché abbiamo deciso di spendere assieme anche questa serata? Ci deve essere qualcosa in più rispetto al, se volete, al senso semplicemente di ritrovarsi, perché non so, c'è la naturale curiosità di rivedere i compagni di corso, magari i prof, qualcuno più simpatico, qualcuno meno. Mi sta dicendo lui: bah, questo non è proprio la grande motivazione. Perché vogliamo interagire? Perché stiamo insieme? Quindi che senso ha anche l'investimento che noi stiamo facendo in questi anni nel creare e potenziare il nostro network di alunni? Allora, io mi sono chiesto cosa vuol dire per noi essere una community. Sapete che le community, Wenger dice, devono avere tre caratteristiche, tre ingredienti. Devono avere un dominio comune, cioè dobbiamo avere in comune degli interessi, dei problemi, cioè stare insieme per noi deve essere legato a qualcosa che ci accomuna in termini di anche di quotidianità in ciò che facciamo. Ci vuole la practice, cioè dobbiamo avere un set di strumenti comuni, un approccio alla risoluzione di problemi, delle competenze in comune. E poi ci vuole quello che Wenger chiama il mutual engagement, cioè dobbiamo anche aver fatto, in qualche modo, aver scelto un'opzione di cercare di migliorarci anche professionalmente stando insieme. Allora, proviamo a vedere se abbiamo questi tre elementi. Il più facile è la practice. Abbiamo una serie di competenze, strumenti, modelli in comune? Beh sì, cioè se siamo qua, siamo la School of Management, tutti voi avete frequentato, tutti noi abbiamo frequentato dei corsi in cui ci sono stati dati degli attrezzi, degli strumenti, alcuni dei quali abbiamo capito la loro utilità solo dopo, solo a posteriori. Mi ricordo chi con me frequentava, non so, le lezioni di gestione aziendale, no? Che ci chiedevamo: ma queste cose quando è che capiremo, no? cosa servono, e lì molti di noi l'hanno capito poi nel tempo. Altre che magari eravamo sicuri di aver avuto delle ricette universali, e poi con l'esperienza abbiamo detto: ma forse su questo dobbiamo un po' affinarle e rinnovarle. Comunque abbiamo una serie di strumenti in comune, eh? Secondo elemento, un po' più complesso, abbiamo un problema in comune. Qual è il problema, il set di problemi e di interessi che abbiamo in comune? Beh, io lo vedo nella trasformazione in cui tutti noi siamo coinvolti, nell'esigenza che tutti noi abbiamo di mantenere le nostre professionalità e le nostre competenze
utili, efficaci. E questo non è banale, perché è da senso essere parte di una scuola, perché noi viviamo nell'era della digital disruption, della Big Bang disruption, come è stata definita molto efficacemente. Cioè, cos'è che succede? Che oggi nessuno è più, come dire, al sicuro, no? Nessuna professionalità. E quello che può succedere è che ci possono essere in qualunque settore dei nuovi prodotti che nascono già con delle caratteristiche migliori, più economici, e che possono rendere del tutto inutile quelle che pensavamo fossero vantaggi competitivi. Questo vale per le aziende, ma vale anche per le professionalità. Sempre più professionalità oggi sono a rischio di disruption. E guardate che non è solo il problema di chi si occupa di alberghi con Airbnb, o non so, chi si occupa di chi fa il taxi con la perfida Uber, o chi è nel retail con Amazon. È un problema che ormai investe chiunque. Possiamo far finta di niente e quindi crogiolarci nel fatto che noi abbiamo una splendida formazione, delle grandi competenze, e rilassarci in attesa che arrivi l'onda, oppure possiamo provare a anticipare tutto questo. E guardate che vale per tutti. Adesso riflettevo mentre parlavano Cristina e Andrea, che in realtà quello che vi hanno raccontato è esattamente quello, un caso di digital disruption applicato a noi stessi. Quindi anche i prof, no? non sono al riparo, perché pensateci, no? il grande Politecnico di Milano, no? I nostri 150, anzi 151 anni, 52, scusate, il tempo passa, 152 anni di storia, no? Noi potremmo crogiolarci in quello che abbiamo fatto, in realtà non è possibile, no? Dobbiamo continuamente metterci in discussione. Quando Cristina diceva l'internazionalizzazione, quindi questo sforzo fortissimo che abbiamo fatto cambiando la lingua, adesso dobbiamo insegnare non soltanto in una lingua diversa dalla nostra, ma anche a audience che hanno culture completamente differenti. Quindi i nostri allievi oggi sono cinesi, iraniani, indiani, e quindi quelle che erano anche le nostre abitudini, capacità, non so, a volte avevamo degli aneddoti, anche delle barzellette. Oggi è già un problema raccontarle in aula, perché non sai, hai persone che hanno un background completamente diverso. Bisogna ripensare tutto. E poi Andrea parlava dello smart learning, ma è bellissimo lo smart learning, è entusiasmante, però ti mette grandemente in discussione come scuola. Adesso vi racconto la mia giornata, no? Stamattina a un certo punto ho dovuto registrare le clip, i corsi del Fleximba, quelli in inglese, perché poi si sommano. È bello il Fleximba, straordinario, però mi sono ritrovato a raccontare una delle cose che mi piace di più, no? Organization Theory and Design, cose bellissime, le teorie organizzative, però invece di avere di fronte i miei allievi preferiti, no? In cui posso entrare, avevo di fronte una telecamera e un timer, cattivissimo peraltro. Che ansia, che difficoltà. E poi quando rivedremo queste persone, devi partire in modo completamente diverso. Loro hanno già le nozioni e quindi ti devi mettere in discussione, perché con loro a questo punto dovrai lavorare sull'applicarle, magari a problemi che ti portano in quel momento. È un mondo diverso e non è comodo. Quando poi oggi pomeriggio c'è un po' dei miei allievi qui, ci siamo trovati in aula, ho detto: ragazzi, meno male, adesso mi riposo queste 12 ore, le prossime 12 ore che passo con voi, almeno ci riposiamo, così così, ci siamo riposati così così, dico. Allora, perché vi ho fatto tutta questa discussione? Perché nessuno davvero è al riparo, tutti si devono mettere continuamente in discussione. C'era un mio amico imprenditore che diceva: quando credi di essere bravo, lì sei morto. Se credi di essere bravo, sei morto. Cioè, se non hai sempre la sensazione di dire: adesso mi devo reinventare, sei a fortissimo rischio. E questo vale per tutti. E vale oggi sicuramente per chi si occupa di management nelle imprese.
qual è il nostro dominio comune? Il nostro dominio comune, secondo me, è il fatto che tutti noi siamo esposti in questo, in questo, questa fase di grande cambiamento a ripensare il modo di fare impresa, di fare management, di fare innovazione nelle imprese. E questo è straordinario, entusiasmante, ma è anche qualcosa in cui si richiede un supporto. Cioè la cosa fantastica per noi è poter essere nodi. Cosa abbiamo di diverso, no? Il fatto di essere parte della School of Management o della più ampia community del Politecnico? Il fatto che noi possiamo essere nodi di un network intelligente che non soltanto non subisce il cambiamento, ma cerca in qualche modo di anticiparlo, no? Il fatto che noi si cerchi di mettere, di proporre, provocare il cambiamento. Noi non possiamo oggi, ad esempio, soltanto formare persone brave per quella che è la domanda delle imprese. Formare buoni manager non è più il nostro mestiere. C'è una ricerca bellissima, tra l'altro fatta a livello di Politecnico, fatta dai nostri colleghi della scuola, Cristina Rossi Lamastra, Massimo Colombo, Evi Lapiva, hanno fatto questa ricerca sulle start-up al Politecnico. Adesso li cito a memoria, però dal 2000 al 2009 quanti laureati, 40 ce l'ho da qualche parte, 40.000 e passa laureati, 3.500 di questi hanno fondato almeno un'impresa. E queste imprese che sono state fondate dai nostri colleghi del Politecnico hanno creato 2 miliardi almeno di incremento di prodotto interno lordo. Quindi, come dire, non è che stiamo aspettando la domanda da parte delle imprese, noi stiamo creando in qualche modo l'evoluzione, la domanda, i posti di lavoro, il modo di fare management. E questo credo sia il nostro, questa innovazione credo che sia il dominio comune. Ultimo elemento, e poi mi avvio alla conclusione, il terzo ingrediente di una community: ci vuole il mutual engagement. Cos'è il mutual engagement? È la decisione, la scelta che noi prendiamo di interagire, di condividere, in modo da diventare più bravi nelle nostre competenze, nella nostra professionalità. Oggi riusciamo a essere davvero community, a fare mutual engagement? Cioè, secondo me sempre di più. Secondo me possiamo migliorare, ma stiamo facendo cose belle. Vi cito alcuni elementi che a me stanno dando grandissima soddisfazione. Il network di alumni cosa sta diventando? Sta diventando una piattaforma, che poi è quello che noi della scuola dobbiamo fare. Cioè una piattaforma questo è un momento di piattaforma, di incontro, una piattaforma di formazione e aggiornamento per le nostre competenze, ma anche una piattaforma di scambio personale. Un'iniziativa che a me ha dato grandissima soddisfazione è quella del mentoring. Lo cito perché mi fa piacere, perché poi ha trovato negli alunni il catalizzatore. E cosa abbiamo fatto? A un certo punto, in un'ottica di ricerca di una maggiore efficacia e anche tutto sommato di un give back tra chi ha ricevuto tanto dalla scuola e chi invece ha bisogno oggi di ricevere, cosa abbiamo organizzato? Abbiamo organizzato un percorso di mentoring per cui quelli che sono alcuni nostri alunni che hanno grande esperienza, hanno fatto carriere importanti, ma hanno anche delle doti umane diciamo riconoscibili, riconosciute, allora abbiamo chiesto di donarci del tempo, di donare del tempo per fare da mentor a dei giovani diplomati, dei giovani alunni o dei partecipanti ad alcuni dei nostri corsi. Ed è stato incredibile, abbiamo chiesto quindi una delle cose più preziose che c'è, il tempo, a persone che di tempo ne hanno poco. Ebbene, non c'è stata neanche una persona, neanche uno di questi nostri top alunni, che ci ha detto di no. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che siamo community, c'è questo favoloso engagement, no? di voler condividere, di voler mettere in comune. E sta andando benissimo, perché io sono sicuro che queste siano esperienze di grande valore per
il mentee per chi riceve, ma anche per il mentor, perché è uno scambio a due vie. Quindi stiamo e vogliamo diventare sempre più community. Quindi la nostra piattaforma Alumni non è altro che il catalizzatore di questo mutual engagement. Quindi quando Cristina Cancer vi insegue, no, per partecipare ai nostri eventi, alle nostre cose, questo è il senso profondo. E sempre in termini di give back, fantastico che si sta creando, io adesso introduco Carlo, no? Carlo Purasanta, che è nostro alumno, nostro advisor, partner di tante iniziative della School of Management. Carlo poi si presenterà lui, classe 89, quindi ingegnere gestionale, tecnologie industriali, anch'io, anche lui, anche siamo in tanti tecnologie industriali, anche Manuela, fantastico, quindi il primo nucleo. Carlo ha fatto una carriera internazionale importante, oggi è country manager di Microsoft Italia, quindi dà lustro anche alla nostra scuola, un po' anche al nostro paese. E Carlo ha accettato di essere nostro advisor, ci ha aiutato anche a orientare quelle che sono state le grandi scelte, e ha anche accettato oggi di essere il nostro keynote speaker su questo tema, no? della disruption e del cambiamento che ci aspetta come tutti come manager. Grazie, e grazie soprattutto a Carlo. Ecco, solo una cosa su cui prima di lasciare l'intervento a Carlo volevo condividere con voi. Microsoft è diventata socia del MIP da qualche settimana ormai. Una cosa che veramente mi ha colpito è stato che Carlo, quando stava, probabilmente era ancora nell'ufficio del notaio, aveva già twittato, no, la notizia del fatto che Microsoft era socia del MIP. Vi lascio immaginare per noi, no, il piacere enorme che ci ha fatto avere una tale attenzione da parte di un'azienda come Microsoft, di cui siamo onorati, che siamo onorati di avere nel nostro parterre dei soci. Grazie ancora, Carlo. Grazie mille Andrea, grazie Milano per l'invito, Cristina, Enrico, e anche un saluto a Gianluca, è dovuto, è per me un onore essere qui, quindi non è che lo faccio soltanto per rispettare un invito, ma veramente perché è un grandissimo piacere. Allora, io ho preparato alcune pagine, poche in realtà, che saranno uno spunto per una discussione, spero che ci sia anche un po' di, no, un po' di spazio per domande, è bello anche dialogare, cioè non ho... soltanto delle cose da dire, ma mi piace anche ascoltare e sapere cosa pensate di questi spunti. Allora, comincerei con questa prima carta, per dirvi già un paio di messaggi e poi ci torneremo verso la fine. Allora, ovviamente è un po' ludico come inizio, e ludica l'immagine, rappresenta secondo me un paio di valori fondamentali. Uno è la curiosità di conoscere sempre cose nuove. La più bella frase che è stata scritta su questo dominio è di Italo Calvino nelle elezioni americane, ormai una trentina se non più anni fa, dove descrive proprio in una semplice frase questa fame di scoprire all'improvviso una piccola cosa che non sai e gustarti questo momento perché hai capito che farai un altro step, no, nella tua conoscenza. È la cosa più bella, è una delle cose che ci tiene in vita, che ci fa invecchiare con intelligenza, che ci fa stare bene anche fisicamente, tra l'altro, e che si accoppia bene all'altro valore, che è il fatto di sapersi rimettere in discussione. Abbiamo parlato, alcuni di voi l'hanno detto, me non ha parlato. Senza questi due elementi si rischia a un certo punto di andare nel paradosso che raccontava Mariano prima, ma già lo so, già l'ho fatto, ed è di questo argomento che vi parlerò poi alla fine, e mi piacerebbe avere un pochettino un dibattito con voi su questo. Allora, questa curiosità e questa capacità di rimettersi in discussione dipendono anche dalla capacità di trovare il tempo per farle queste cose. Cioè, avete tutti, immagino, come me, una vita in cui tra la mattina, la sera, a volte il weekend,
si fa fatica a trovare del tempo. E questa qui è una riflessione che io ho cominciato ad avere da qualche anno, perché mi sono reso conto quanto, per esempio, quando ero studente non ho approfittato fino in fondo di quel momento in cui avevamo, in realtà è stato l'unico momento che io ho avuto per occuparmi soltanto di me stesso, con un egoismo mostruoso, no? Soprattutto nelle famiglie italiane in cui siamo coccolati, più o meno tutti, poi ovviamente non è sempre omogeneo, però mediamente rispetto ad altri paesi del mondo siamo molto coccolati. E quindi quando siamo studenti lavoriamo soltanto per noi, è veramente una roba pazzesca. Io me ne sono accorto dopo e mi sono sentito un po' male, no? Perché dico, adesso che sto producendo così tanto, quanto mi piacerebbe avere qualche ora in più per poter andare a fare questa cosa, cioè testare una cosa, magari ti riesce, magari no, però piano piano sì, poi la capisci, poi la digerisci e hai imparato una cosa nuova. Ecco, a me manca questo tempo ed ho una fame mostruosa per avere questi momenti. Allora, la capacità di riposare il cervello. Se uno non trova il tempo per riposare il cervello, che vuol dire imparare un'altra cosa, che vuol dire darsi uno spunto, in realtà non sta performando. Sapete qual è la grande differenza, studio scientifico, fra i primi 15 tennisti al mondo e gli altri 185 dell'ATP? È uno studio, ci hanno messo anni per scoprire questa cosa. Qualcuno l'ha letto questo aneddoto? Bellissimo. Allora, praticamente studi di anni, hanno fatto i test fisici, hanno fatto i test di intelligenza, non trovavano nulla, non c'era nessuna differenza. E poi, non ricordo bene qual è stato lo spunto, diciamo, di riflessione, hanno scoperto che la differenza erano i tic. Cioè, i primi 15 avevano una piccola mania, allora chi si aggiusta i pantaloncini, tipo Nadal, non entrerò nei dettagli, chi gira, no, due, tre palle da tennis, ne sceglie una, come se fossero diverse, e le sai sentire con la mano, non si è mai capito. C'è chi va a prendere l'asciugamano e si asciuga. Un tic. Allora, cosa succedeva con questo tic? Che nel momento in cui azionavano questa cosa, loro distraevano il cervello dal punto precedente, quando si riconcentravano, quindi all'inizio del punto successivo, avevano abbassato il loro ritmo cardiaco, che oggi misuriamo con questi oggetti qua, di 10 battiti rispetto al suo avversario. Si era riposato. Il fatto di riposarsi ti permette di essere più performante nel lungo andare. È incredibile questa cosa qua. Allora, riposarsi vuol dire nella nostra vita professionale, secondo me, distogliere l'attenzione da quello che stai producendo per andare ad acchiappare, come diceva Calvino, questi piccoli pezzi che vengono da altrove. Quando tu hai acchiappato queste cose ti arricchisci, continui ad arricchirti e avrai tu delle cose che ti genereranno delle idee e magari avrai anche delle cose da raccontare, perché poi quando uno magari è manager, ha delle responsabilità, o senza essere manager semplicemente perché è un team con cui collabori, devi portare idee nuove, devi dare stimoli, devi raccontare anche cose che non sono del lavoro. A me capita con i clienti, l'altro giorno ero con un cliente, in realtà abbiamo parlato tipo 10 minuti del business, abbiamo parlato per 2 ore di tutte altre cose. Poi una persona del suo team mi chiama, dice: il cliente è innamorato di te. Dice: non parla d'altro da 2 giorni. Dico: ma perché? Dice: perché gli è piaciuta tutta la discussione. È interessante però. Vuol dire che è importante avere queste piccole cose. Ci torneremo alla fine, mi sono un po' dilungato sull'inizio, adesso torno indietro. Ah no, vi voglio dire un'altra cosa su questa cosa. Durante questa presentazione vi dirò probabilmente delle cose che vi daranno un po' fastidio. Ve lo dico perché è fatta apposta. Quindi se succede, avete un piccolo brivido di nervoso, dice: ma questo, ma perché mi dice così? Ma questa cosa non è vera, eccetera, eccetera. On purpose, cioè lo dico apposta per stimolare e magari farvi venire o una reazione epidermica durante la sessione e poi una domanda alla fine, ma magari anche una riflessione questo weekend. È utile, secondo me. Allora, io chi sono? Allora, come diceva Mariano, ho cominciato nell'ingegneria delle tecnologie universitarie nell'89. Allora, vi mostro questa frase e mi piace usarla, perché poi lavorando per Microsoft, che è la conclusione della mia carriera in questo momento, in realtà a me la frase che piace di più da sempre è questa. Non viene dalla mia azienda, viene da Apple. Molti pensano che sia Steve Jobs, in realtà è una campagna pubblicitaria di 20-30 anni fa, e secondo me è la cosa più bella che sia mai stata scritta sul business. Cioè, io quando ho letto questa cosa e me la rileggo, penso 2-3 volte l'anno, per ogni volta che faccio uno speech vedo se mi va ancora di utilizzarla, e mi va sempre, perché secondo me, cioè vi lascio magari leggerla per chi non la conosce, o comunque avrete la presentazione, ve la rileggerete, è esattamente la cosa più bella, intensa, sintetica, poetica
che si possa dire sulla capacità di osare nel proprio quotidiano, che è quella cosa che se tu non fai non stai mai creando veramente valore. L'abbiamo studiato quando siamo stati studenti qui, abbiamo studiato, no, le disruptive innovation, il fatto che devi rimettere in discussione il paradigma precedente, alcuni di noi magari stanno lavorando su qualche prodotto che farà innovazione su un mercato, eccetera, ne parleremo un pochettino dopo. Però alla base c'è sempre questo, cioè quando un imprenditore si inventa un'impresa c'è questo, quando qualcuno in un laboratorio qualche anno fa si inventava qualcosa era questo, oggi l'innovazione si fa raramente in un laboratorio, si fa comunque non da soli, si fa in team, e quando un team riesce a sviluppare qualcosa di eccezionale, probabilmente c'è sempre questa cosa qua. Allora, non vuol dire che amo Apple più di Microsoft, ma vuol dire che questa frase, secondo me, arriva ad avere un significato universale, cioè è vera per tutte le persone, per tutte le aziende che vogliono spingere la frontiera un pochettino in là. Se non hai questa attitudine di non ascoltare i no, di non vedere le barriere come una barriera ma come qualcosa che ti stimola per andare oltre, in realtà ci si fa fermare spessissimo. Torneremo anche questo su una delle ultime carte sulla mentalità, però è proprio vero, cioè se non hai questa attitudine a un certo punto rimani nello statu quo e poi è facilissimo abituarsi, tra l'altro, eh? A me hanno sempre insegnato che quando arrivi in un job, in una cosa nuova, hai 3 mesi, non di più, 3-4 mesi per capire, non dico che capisci tutto, ma capisci abbastanza per portare le cose che tu hai nel cervello e che hai accumulato da prima, mischiarle con quelle cose che stai imparando e subito capire dove devi mettere la barra per prendere quella cosa e portarla da un'altra parte. Se non lo fai nei primi 3 mesi, poi il quotidiano, questo quotidiano che ci assorbe e ti riporta a non ad addormentare, ma insomma è una specie di assuefazione, dice vabbè adesso si fa così, poi mi dicono che si fa così, eccetera. Allora, non vuol dire che devi per forza cambiare lavoro per fare questi 3 mesi di analisi, ma vuol dire magari spostarsi lateralmente, vuol dire prendere un ruolo diverso, oppure vuol dire sapersi veramente rigenerare prendendo il tempo di andare a riflettere su altre cose. Allora, come diceva Mariano, io sono stato molto all'estero, ho viaggiato, cioè dopo il Politecnico sono andato a lavorare in Francia, ho lavorato in IBM per 14-15 anni, azienda che mi ha insegnato veramente tantissimo, a conoscere tutti, magari qualcuno lavora per IBM in questa sala, azienda di una profondità, di un savoir-faire e un intellectual capital assolutamente straordinari, 104 anni di storia mi pare adesso, insomma hanno superato i 100 anni, azienda bellissima, e poi un bel giorno alla soglia, un pochino prima dei 40 anni, mi sono detto, a parte i cacciatori di teste che ti dicevano tutti, ma guarda che se tu non esci da IBM prima dei 40 anni no, sei morto per tutta la vita, e io dicevo, no, non è vero. Però mi ha messo un pochettino, diciamo, una riflessione nel cervello, e poi mi sono detto, io ho imparato tante cose, so un pochino di informatica, cos'è che mi appassiona? E quello che mi appassionava era la trasformazione digitale. Cioè fare con l'informatica qualcosa che cambi il business, proprio perché l'ho studiato a scuola, cioè al Politecnico, alla fine quello è. Quindi non ho mai esercitato, non è che ho fatto informatica nell'azienda, perché ho sempre fatto dei ruoli, a parte il primo anno, poi hanno visto che ero scarsino, mi hanno messo a fare marketing e poi i sales. Però mi sono appassionato, mi è andata bene, ho scoperto un talento su quella parte lì. Ebbene, la mia passione era però fare della tecnologia qualcosa per la trasformazione del business, che non è così semplice, poi ne possiamo parlare, ma vedremo che sono due ambiti talvolta talmente diversi in vocabolari, in contenuti, eccetera, che alle volte la tecnologia per fare la trasformazione è difficile, soprattutto quando c'è un'azienda che ha un legacy. E quindi ho detto, allora se voglio fare qualcosa di diverso da qui, dov'è che posso andare? E ho scoperto che Microsoft era un'azienda molto interessante perché era ed è, a tutt'oggi, soprattutto adesso che HP si è divisa in due pezzi, l'unica azienda dell'informatica che sia nel mondo consumer che nel mondo commercial. Non so se l'avete mai vista così, ma noi siamo praticamente di fronte a, da una parte siamo un paradigma un po' più agile nell'informatica di impresa, quindi di fronte abbiamo i SAP, gli Oracle, gli IBM, la Hewlett Packard Enterprise, eccetera, alle volte clienti, alle volte competitor, alle volte partner, eccetera, eccetera. Questo è un ecosistema. E poi dall'altra parte c'è l'ecosistema di Apple, Google, Amazon. Sembrano due elementi disgiunti, ma in realtà già 4-5 anni fa molti analisti hanno detto chi vincerà sarà chi capisce e sa gestire i due pezzi. Perché? E ne parleremo anche un pochettino dopo.
perché in realtà la frontiera fra l'utilizzo dell'informatica a livello personale e professionale sta scomparendo. Cioè voi tutti fate delle cose personali in ufficio, che la vostra azienda ve lo permetta o no, ma comunque con lo smartphone lo potete fare un ordine, potete vedere un qualcosa sullo smartphone, e probabilmente, attenzione a non farlo troppo, ma lavorate quando state a casa. Quindi la frontiera si affievolisce. In questa frontiera che si affievolisce, alla fine l'informatica diventa fornire un servizio a una persona che gli permette di lavorare, produrre, collaborare, inventare, eccetera, eccetera, in maniera massimizzata. E quando tu sai fare questo, e quando contestualmente se gli sai produrre dei contenuti interessanti per lui, o per divertirsi, o per comunicare, o per giocare, che c'è anche la sfera del gioco, in realtà tu stai producendo un servizio digitale alla persona. Che poi la persona sia un lavoratore o una persona, beh, sempre una persona è. Quindi, secondo me, secondo alcuni analisti, e secondo me quando ho fatto questa scelta 5 anni fa, che vi confermo oggi, il futuro sarà di chi sa capire queste due cose. Molto interessante. Adesso avete visto che poi ci sono le alleanze che si fanno, no? Quindi Apple che si allea con IBM, perché magari a ciascuno manca un pezzo. Poi adesso recentemente, la settimana scorsa, Samsung e Oracle. Ok, benissimo. Poi parleremo con tutti quelli di voi che lavorano in queste aziende. Noi poi con la nostra value proposition siamo a cavallo di queste due cose. Io trovo questa cosa interessantissima. Poi in questo ruolo vi posso dire che è ancora più divertente, perché vado dal il lancio di una nuova Xbox o del gioco con delle community assolutamente pazzesche di fan, che è incredibile, che c'è quelli che fanno la fila, no? e che si esprimono quotidianamente su un gioco o sulla console, fino effettivamente a fare l'ERP AX di un medio cliente italiano che si vuole rinnovare. Quindi opportunità di digitalizzare le aziende e di portare dei nuovi servizi ai consumatori. Questo è quello che faccio tutti i giorni. È bellissimo, mi diverto veramente tanto. Sono tornato, quindi dopo che ho lasciato IBM, sono arrivato in Microsoft 5 anni fa, ho diretto la direzione servizi, quindi consulting in Francia, perché ero a Parigi ancora. In IBM avevo fatto Parigi e Madrid, quindi sempre un po' fuori. Poi in Francia la divisione servizi di Microsoft. E poi 3 anni fa c'è stata questa opportunità. Pietro Scottiovane, che è il mio predecessore, è andato in RCS e io ho bussato alla porta dei miei capi, cioè il mio capo e il capo del suo capo, dicendo "This is the job I want". Cioè avevo una volontà forsennata di utilizzare i miei, non so quanti erano, 17-18 anni di esperienza per tornare qui a fare qualcosa. Cioè non è uguale, vi posso dire, cioè, avendo lavorato fuori tanto, adoro la Francia, Parigi è città bellissima, però quel piccolo orgoglio in più che tu hai per fare quella cosa con un cliente italiano, soprattutto nel contesto in cui eravamo e siamo ancora un po' oggi, il PIL schiacciatiello verso il basso, l'umore, la confidence delle persone anche. Allora dico, vabbè, se si può dare un piccolo contributo è adesso. Allora ho detto, questo è il job che voglio fare. Lui ha detto, no, ma adesso sei qui da troppo poco tempo, vediamo, eccetera, eccetera. Poi a quanto pare non hanno trovato un altro o un'altra persona. E dopo qualche mese mi hanno detto, vabbè, dai, proviamo. Non hai mai... Poi sai, c'è sempre questa logica, dice, sì, ma tu non hai mai fatto consumer. E dico, ho capito, vabbè, non ho mai fatto consumer, ma chi è che ha fatto tutto il portafoglio di Microsoft? Non è possibile. Datemi questa opportunità e vedrete che ce la possiamo fare. I risultati sono buoni, cresciamo double digit praticamente quest'anno e stiamo crescendo da 3 anni bene, siamo diventati una delle filiali anzi più visibili e più performanti al mondo, quindi diciamo che per adesso all good. Poi se va male l'anno prossimo vi mando il mio curriculum e magari ci saranno delle opportunità, però per adesso ci divertiamo. E perché son tornato? Proprio per portare questa cosa. Quindi noi abbiamo una vista olistica del mercato, andiamo da come portiamo cultura digitale nella scuola, vado col ministro Giannini, tra l'altro a una conferenza a Dubai la settimana prossima, quindi stiamo cercando di portare una nuova cultura a partire dai bambini, ok? Andrea ovviamente ha parlato del progetto che abbiamo fatto al MIP, ma ne possiamo riparlare un pochettino perché è una grande soddisfazione vedere le altre scuole che chiamano dicendo ma che cosa è successo, cosa sta succedendo, perché stanno avanti a noi, perché si fa innovazione. Però questa cosa qui deve cominciare dai bambini, cioè dal fatto di insegnare il codice ai piccoli. Il codice ha la stessa bellezza logica della matematica e la stessa bellezza creativa della musica. Quindi quando tu impari a fare codice, in realtà impari una logica, però poi dopo l'applicazione di quella logica ti fa creare una cosa che ti dà una visibilità immediata, che può essere colorata, ludica, quello che vuoi, di quello che hai prodotto. Quindi i bambini si divertono,
non vuol dire che tutti debbano diventare degli sviluppatori, anche se ovviamente c'è tanto lavoro lì e ce n'è molto meno altrove, però vuol dire che comunque è una materia che ha un suo significato, una sua valenza, così come tutte le altre, così come quando uno fa musica non devi per forza diventare violinista, però comunque hai imparato qualcosa, ti permette di apprezzare delle cose. Quindi si comincia da lì e si va poi agli studenti un pochino più grandi e si va alle start-up, di cui poi riparleremo, quindi come diamo dei mezzi per chi vuole aprire un'azienda e magari non ha i mezzi, quindi coaching, quindi aiuto per trovare il partner giusto fino al finanziamento, aiuto con infrastruttura gratis per permettere ai ragazzi di cominciare. Poi tutte le piccole e medie aziende, le grandi aziende, la pubblica amministrazione. Quindi con questo copriamo praticamente tutta la sfera del possibile. E devo dire che è una bellissima esperienza. Allora, sei carte di spunto, sei pagine di spunto, ok? E poi entriamo in un po' di dibattito. Allora, la prima cosa, vi devo comunque raccontare cosa sta succedendo sulla tecnologia. Molti di voi magari lavorano o hanno a che fare con l'informatica, però qualche spunto di cosa sta succedendo è importante. Allora, ve lo sintetizzo così. Primo il concetto e poi qualche dettaglio. Oggi l'informatica è una cosa vostra, cioè il vostro approccio all'informatica, il nostro, è una cosa vostra, che avete molti di voi in mano e che qualcuno sta guardando, ed è questo oggetto, che può essere uno smartphone, un tablet, un PC o una console di gioco, verso cui noi andiamo proattivamente, cioè tu vai verso l'oggetto, che è tuo, anche se te l'ha dato l'azienda, è tuo, ID tuo, vai verso quella cosa per far qualcosa. Vuoi scrivere un documento, prendi un PC, vuoi leggere un giornale, prendi un tablet, vuoi chiamare o mandare un WhatsApp, il telefono, eccetera, eccetera. Siete d'accordo? Questa è l'informatica di oggi. Questa informatica di oggi ha qualche caratteristica interessante. La prima è che si sta democratizzando dal punto di vista dei prezzi, sta andando nelle mani di chiunque, cioè di tante persone. Se ne vendono 2,5 miliardi di pezzi di tutti questi 4 oggetti ogni anno, e vuol dire più o meno che fra 5 anni ci saranno 20 miliardi sparsi nel mondo. Per una popolazione di 7 miliardi vuol dire 3 in media, vuol dire 4-5 noi e uno i paesi in via di sviluppo. Tutti hanno uno smart, cioè è internet, cioè non è il telefono, ma è internet. Quindi accesso all'informazione mondiale, ai MOOC, a tutto, per 7 miliardi di persone. Pazzesco, enorme. Nello stesso anno ci saranno 10 volte di più di oggetti interconnessi, e quindi l'IoT è uno degli elementi che comincia a comparire. Quindi un'informatizzazione che sta dappertutto. Tutto questo produce una quantità di dati smodata, enorme, perché prima il dato era prodotto da un mainframe di una banca che se lo poteva permettere, quindi poche organizzazioni, molto danarose, che si potevano comprare un oggetto che oggi a dire la verità è ridicolo perché aveva meno potenza di questo, però si comprava quell'oggetto e lì producevi i dati, e questi dati tu li accumulavi da qualche parte. Poi piano piano abbiamo adesso tutti dei mainframe nelle mani, e quindi quello che è successo nel 2015 è quello che abbiamo prodotto noi, perché noi produciamo forse di più dei mainframe delle banche come informazione, perché ogni volta che tocchiamo questa cosa c'è qualcuno che registra qualcosa, c'è un WhatsApp che magari sa cosa hai scritto, un Facebook che sa cosa ti piace, un Google che sa cosa cerchi, eccetera eccetera, okay? E quindi quelli sono tutti i dati che vanno da qualche parte sul vostro profilo, anonimizzato o non, poi ognuno ha la sua etica, non entriamo nel dettaglio, però questi dati vanno da qualche parte. Tutti questi dati cumulati nel 2015 l'umanità ha prodotto la stessa quantità di dati che dalla preistoria al 31 dicembre 2014. Abbiamo duplicato in un anno. Voi pensate dove li mettiamo tutte queste cose, no? E questo è il cloud. Cioè c'è chi, così come lo facciamo noi, ma così come lo fa Amazon e come Google, gli altri molto di meno, però ci sono almeno 3 giganti, poi forse per equità, no, economico/democratica dovrebbe essere più agenti, però per adesso ci sono 3 aziende che stanno facendo gli investimenti per mettere queste cose da qualche parte e per avere la capacità a processarle. È una roba gigantesca, ragazzi. Se sapete quanto spendiamo noi ogni anno? Cioè noi abbiamo due linee di spesa per un'azienda che fa neanche 100 miliardi di business, cioè che è tanto, però insomma ci sono aziende che fanno anche di più. No, vabbè. Ci sono aziende che fanno di più come fatturato. Noi spendiamo 10 miliardi in ricerca e sviluppo e 10 miliardi all'anno per sviluppare le infrastrutture di cloud. È una roba gigantesca. È da brividi. È da brividi, per questo io sono... No, dico, oddio, che facciamo con tutta questa manna che riceviamo? Trasformazione digitale, tante cose. E quindi queste aziende cosa stanno creando? Quindi noi, Google e Amazon, stiamo creando questa capacità in placche geografiche, connesse, eccetera, eccetera,
per ospitare questi dati e per tirare dell'informazione, processarle e ridare un servizio. Allora, dove sta andando l'informatica per richiudere il cerchio? Oggi è l'oggetto personale verso cui voi andate, domani è un'altra cosa, perché dato che fra 5-10 anni voi avrete 9 oggetti connessi intorno a voi per ognuno che avete in tasca, vuol dire che mediamente ce ne sono una trentina che vi circondano. Allora, questi 30 oggetti sapranno più o meno chi, anzi non più o meno, sapranno benissimo chi siete. Perché? Perché Google, Amazon, Facebook, eccetera, eccetera, cumulando le informazioni su di voi, più il vostro abbonamento, no, ma vi ho detto che ci sono cose che vi daranno fastidio, questa è una, lo so, però è la verità, lo dobbiamo sapere, perché stiamo operando noi queste cose qua, questa è la trasformazione che si sta operando nelle nostre mani, ognuno di voi in qualche modo sta partecipando o parteciperà a queste cose qua. Allora, tutte queste informazioni sono da qualche parte e ve le restituirà come un servizio, cioè oggi tu vai verso il tablet per leggere il giornale, domani gli schermi qui saranno, no, saranno degli schermi che sapranno che sono io, perché semplicemente avvicinandomi per NFC o un'altra cosa che ci sarà fra 5 anni saprà che sono io, e se ovviamente se non ci siete voi e sto da solo, mi dice guarda che è uscito un nuovo articolo del Sole 24 Ore, lo vuoi leggere? Pap, pop up, e me lo fa leggere e io gli parlerò, cioè me lo propone magari con la voce e io gli parlerò, gli dico sì, fammelo vedere. Quindi non ho fatto nulla, l'oggetto non è mio, siete d'accordo? È uno schermo del Politecnico di Milano, però mi ha riconosciuto la mia identità digitale, mi propone un servizio. Questo servizio sarà così intelligente, e cominciano già ad esserlo oggi, perché c'è l'intelligenza artificiale che sta cominciando a funzionare, che il servizio sarà proattivo, l'ho già detto, cioè viene lui verso di me, ma sarà personalizzato, cioè a me e ad Andrea non propone la stessa cosa, perché io sono abbonato al Sole, lui è abbonato al Corriere della Sera, ok? Perché io per esempio sono in meeting e lui invece è libero in questo momento, ecco, quindi è personalizzato, contestualizzato. Se io sono qui in conferenza non mi propone di leggere il giornale, perché sa che dal mio calendario sa che sono occupato. Se io sono nel weekend e sa che non ho nulla, magari mi propone un servizio. Questa è l'informatica di domani, su oggetti miei che saranno sempre di meno e su oggetti diffusi che saranno sempre di più. Quindi immaginate il totem della città, immaginate state seduti dal dentista, c'è uno schermo, puoi far tutto lì, puoi scrivere email, eccetera, eccetera. Immaginate una vetrina di un negozio, abbiamo inaugurato con Barilla, non so se qualcuno l'avrà letto, a New York una vetrina digitale, un primo esempio. Abbiamo fatto il supermercato del futuro in Expo, non so se l'avete visto, con Coop, straordinario, ti avvicini, ti dice le qualità della mela, domani ti dirà guarda che tua moglie ha comprato le altre mele, Andrea, non queste. Poi la Coop sarà capace fra poco tempo, la Coop o chi lo vorrà fare, perché dato che loro hanno il tuo ticket di tutte le settimane, anche quello di tua moglie, cosa succede? Che loro con l'internet delle cose, intelligenza artificiale, machine learning, loro sanno cosa tu hai come ricette a casa ogni sera. Cioè loro guardano, tu compri la carne con la farina, e cioè, ah, tu fai la cotoletta milanese. Allora, quando tu compri una cosa, ti dirà, ah, hai comprato la farina, guarda che c'è lo sconto su quell'altra cosa. Lo so, fa paura, ma ci abitueremo a una velocità pazzesca che oggi non immaginiamo, perché oggi voi questo robo qui lo toccate in media, allora la media totale è 150 volte, voi probabilmente un po' di più, siete sui 200, se ve l'avessero detto 15 anni fa, avrei detto ma tu sei fuori di testa, vi avrei detto guarda voi avrete un oggetto che toccherete 200 volte, la prima cosa che fai la mattina e l'ultima cosa che fai la sera, è un oggetto tecnologico. No, invece sì, lo state facendo, mi sembra assolutamente normale, camminate così. Quando state a una conferenza qualcuno di voi scrive, è normale, non è una critica, è così. Quindi io vi dico che fra qualche anno voi parlerete a degli oggetti inanimati, è vero? Cominciate già adesso, e avremo oggi l'assistente digitale sul telefono, ma è un po' distante, no? Quindi non so quanti di voi poi la utilizzano. Però Cortana, Siri e Google Now sono già capaci di darvi queste cose, ragazzi. Cioè, tutte queste cose che vi ho detto sono già vere. Allora, noi che abbiamo Cortana, faccio un po' di pubblicità, posso fare lo spot? Un pochino di spot. La nostra, a parte che è più simpatica e racconta le barzellette, ma è anche un po' più, come dire, pudica sulla privacy, e quindi lei ti chiede e tu puoi sempre andare a sapere perché sa tante cose. Allora, come funziona? Quando tu la azioni, lei dopo 2 giorni, tu stai andando verso casa, tac, c'è il pop-up, vum, Carlo, ma tu abiti qui?
Allora, puoi dire sì o no? Io ho detto sì, poi è divertente, no? È il concetto di gamification, cioè, fammi dire di sì. Sì. Il giorno dopo vado in ufficio. Dun! Carlo, ma tu lavori qui? Ah, però guardate che è interessante, perché Cortana a me me l'ha detto. A voi qualcuno ve l'ha detto? Ecco, però quel qualcuno, cioè il Siri o il Google Now, sanno tutto. Lo sanno uguale. Magari non ve l'hanno detto, ma lo sanno. Loro sanno dove lavorate, sanno dove vivete, sanno altre vostre abitudini, dove andate a far sport o qualunque cosa. E non dico che lo usano in malo modo, non prendete, però lo stanno incamerando, perché piano piano con queste cose dell'intelligenza artificiale vi proporranno delle cose che hanno più senso per voi, perché conoscono le vostre abitudini. È così, ci piaccia o no, poi ci sono delle frontiere sulla privacy ed è molto interessante. Però è così. Questa è l'informatica. Tutto ciò con delle tecnologie che ovviamente costano sempre di meno, quindi il paradigma si abbatte, l'innovazione tecnologica, questo qui l'abbiamo studiato a Politecnico, quindi non ve lo insegno, lo sapete. Però perché vi ho messo questa carta qui? Per dirvi, ma allora come mai, nonostante questo progresso monumentale della tecnologia che va così veloce, perché in Italia si spende ancora soltanto 1,7% del PIL in informatica? La Francia è al 3,3% del PIL, la Germania al 3,4% del PIL, gli Stati Uniti al 4,3%, gli stati nordici europei sopra il 4% tutti, non mi ricordo più quale dei 4,5%, uno sta al 4,7%. Noi siamo all'1,7%, in discesa, non in salita, eravamo a 1,8%, siamo scesi a 1,7%. La Spagna ci ha superato, sta a 1,9%. A me viene nervoso. E non è che lo facciamo soltanto da un anno, sono anni che c'è gente che investe di più e noi investiamo di meno. Allora dice sì, perché l'Italia non ha la cultura digitale, perché l'Italia non ha capito, le persone non sono pronte, non c'è la banda passante, eccetera. Tutte chiacchiere, fandonie. Gli italiani consumatori sono tra i consumatori più abili nella comprensione della tecnologia al mondo. Cioè, noi facciamo questa analisi ogni paio d'anni. Non vi so dare tutte le cifre, ma insomma una ventina di paesi piuttosto sviluppati, per fare un'analisi ogni 2 anni dei comportamenti. Gli italiani sempre al top, e sempre di più al top, a parte che noi abbiamo tutti già 2 telefoni, che è più alto della media mondiale. Però proprio nell'approccio all'informatica, nell'approccio alla curiosità di capire un servizio, di averlo, di usarlo, la coscienza con cui lo si usa, siamo ai massimi livelli. Questi sono alcuni degli elementi. Quindi praticamente, adesso non ricordo tutti e 6, perché in realtà ce ne sono molti di più, questa è una sintesi, ma sono per esempio right to my identity, cioè la comprensione di qual è il rapporto fra te e il servizio informatico. Quindi so, per esempio, da quando Facebook ha cambiato la timeline, che siamo ritrovati delle foto semi-private in pubbliche, abbiamo capito che c'è un right to my identity, cioè attenzione, dove metto i dati, eccetera, eccetera. Sta salendo il livello. Italia supererà la media. Poi... value me, quindi il fatto di dire sì, io sono pronto a dare i dati a un'azienda a partire dal e li do, sono pronto a darli a partire dal momento in cui ho un ritorno. Quindi se lo do a un e-commerce firm voglio avere uno sconto, se lo do a una search firm voglio avere una qualità più alta del feedback che mi dà su una ricerca, eccetera eccetera. Quindi ottima comprensione. Italia più alta della media. Life analytics, questo è bello. L'Italia numero uno al mondo. La domanda era: se vi mettiamo un sensore sotto la pelle che non nuoce alla salute, ma che vi dà delle informazioni tutti i giorni sul vostro stato di salute, chi è diabetico, chi c'è questo, la pressione, eccetera, e vi dà dei consigli eventualmente su come vivere meglio, eccetera. Volete mettere un sensore? 65% degli italiani dicono di sì, più alta percentuale al mondo. Quindi i nostri, cioè i consumatori delle vostre organizzazioni, è questa gente qui, Quindi quando un'azienda dice sì, no, ma l'italiano non è pronto, sta facendo 2 errori. Primo, gli italiani sono pronti. Secondo, il mondo non è l'Italia. E quindi se tu dici no, ma non, il mercato non è pronto, vuol dire che stai guardando solo l'Italia e che in più li vedi male. Okay? Questa è l'informatica oggi. Esagero ovviamente, però è un po' così. Quindi oggi se tu vai a vedere, tra l'altro lo sapete tutti, perché se voi guardate le applicazioni che utilizzate sul vostro smartphone rispetto all'applicazione che vi dà la vostra azienda, chi vince? Qual è più bella, più ergonomica, più lampante di genialità, semplice da utilizzare, ludica e che vi dà soddisfazione? Quella dello smartphone.
Invece l'azienda vi dà ancora un'applicazione un po' bruttina, non il massimo, eccetera. Perché? Allora, quando un ragazzo che è abituato, perché studia, ha studiato, eccetera, con tutte le sue cose, ha le sue app e va nel mondo del lavoro, perché deve vedere un sistema operativo di 8 anni fa? Alle volte ancora tanta gente che ha dell'XP. Se avete dell'XP, ragazzi, c'è un confessionale fuori. Perché? Perché proporre? Poi ci siamo inventati bring your own device. Cioè abdicare alla tua responsabilità di fare innovazione in azienda. Dice, guarda, io non sono più capace di fornirti un servizio, portami un device qualunque tuo, te lo abilito. Con una serie di problematiche, poi costi in più, eccetera, che facevano molto prima a dargli un computer decente. Ecco. Allora, cerchiamo di riportare in azienda un minimo, no? Allora, quando noi abbiamo cominciato a lavorare, il primo computer lo trovavamo in azienda. Oggi, quando un ragazzo viene in azienda, fa un salto indietro di 10 anni nell'esperienza. È sbagliato, è profondamente sbagliato. Non vi cito gli altri, però vi manderemo lo studio e li potete leggere. Allora, disruption. Allora, Mariano ha citato alcuni di questi esempi, però questi esempi sono anche questi spunti di riflessione. Allora, ci sono in effetti delle industrie in cui questa famosa disruption, che poi sta succedendo con la tecnologia, è già avvenuta. Altre su cui, secondo me, sta avvenendo, e poi ci sono le next industries che saranno completamente disrupted. Come ha ricordato Mariano Corso all'inizio, non ce n'è una che si salverà. No, però è un altro modo di vedere il mondo. Cioè, io quando prendo una macchina Uber sono contento. Poi adesso vedo delle cooperative di taxi che fanno le applicazioni, giusto? Questo è infatti il primo esempio. Ah, e come mai? Perché non ci avevano pensato prima? Allora, se voi guardate alcuni numeri, i cicli, e poi, che poi è coerente con i cicli della tecnologia che conosciamo, no? Cioè la tecnologia aumenta sempre, la capacità di processare, i costi scendono, è normale nell'innovazione. Allora qui mostriamo delle aziende di concetti un po' diversi, ma che hanno tutte a che fare con l'automotive, un ciclo di vita diverso, alcune più anziane, alcune più giovani, e hanno creato valore in maniera diversa. Uber si ritrova in pochi anni a valere più di tutte le altre due, e anche di brutto, pochissime persone. Cosa succederà agli impieghi? Non lo so, saranno diversi, ci saranno più Uber probabilmente che Ford un giorno, e soprattutto guardate il ciclo di vita, cioè quanto tempo ci hanno messo, e non hanno un asset, non posseggono automobili, cioè il loro conto economico, perché valgono così tanto? Perché hanno introiti, ma come costi ce n'hanno molti di meno di quando devi investire. Allora, Carlo, ma tu vuoi dire allora che se c'hai degli asset sei morto? No. Ci tornerò dopo, è una falsa conclusione. Però voglio dire che ci sono delle aziende oggi che con un concetto di piattaforma e con un concetto di io so il bisogno e con il dato faccio il business, monetizzo quel valore di conoscenza, riescono a creare un valore, allora, pre-market evaluation, di 62 miliardi. È pazzesco. La stessa cosa, anche questo Mariano l'ha detto, è Airbnb. Idem. Guardate quanta gente questi ospitano, quella linea di mezzo, sono il numero di camere, è pazzesco, sono 3 volte più grandi di qualunque catena alberghiera e valgono di più. Catena disrupted, è un peccato quando tu sei Hilton o Marriott, eccetera, no? Avere qualcuno che ti fa una concorrenza così, ma nessuno gli ha detto non puoi diventare una piattaforma tecnologica, nessuno gli ha detto tu con i dati puoi fornire un servizio più fun, più personale, puoi valutare eccetera eccetera te stesso invece che farlo fare agli altri, trip advisor eccetera. Quindi c'è una disruption semplicemente che qualcuno ha pensato in maniera nuova a un'industria che se tu la lasci lì rimane sicuramente tradizionale. Ce ne sono altre di industrie in cui la rivoluzione non è stata ancora completamente fatta, ok? Allora guardate questa qui, Walmart, enorme azienda, una marea, non abbiamo messo un numero di persone, ma è l'azienda che impiega più persone al mondo, gigantesca. Vale tanto, però se ci pensate Amazon li ha raggiunti in meno della metà del tempo come valutazione di mercato. Tra l'altro mi sa che Amazon vale già un po' più di così perché aveva raggiunto i 300 qualche settimana fa. E soprattutto molte meno persone, quindi molto più agile, no? Però comunque ancora con molti asset. Poi sono bravissimi a gestire la logistica, pazzesco, però ce l'hanno. Poi arriva Alibaba, completamente piattaforma, ancora più agile, probabilmente ancora meno persone, non ho il numero, ma meno persone, e ancora in meno anni hanno già una bella valutazione di borsa. Allora, meno striking forse come discesa, no?
Cioè noi potremmo, ci saremmo aspettati che dice ok, ma allora nel commercio la prossima azienda varrà 500 miliardi. Ma io vi faccio la mia previsione da, no? Sfera di cristallo. Secondo me questa è una di quelle industrie in cui ci saranno delle sorprese in futuro. Saranno delle sorprese da un punto di vista della valutazione di mercato di nuovi entranti qui dentro sull'e-commerce, proprio perché con l'intelligenza artificiale e il machine learning si può fare oggi delle cose che questi qui magari non stanno ancora vedendo. È un'industria che sarà ancora disrupted. E poi un'altra che è già un po' disrupted, ma non completamente, questa la conoscete, e guardate Netflix, che in realtà faceva altro 18 anni fa, si è messa a fare quello che, per cui la conosciamo oggi, 9 anni fa, e che vale un bel po' di soldi con un modello completamente diverso. Completamente diverso. Quindi prima c'è il canale televisivo, poi ci ritorno su questa cosa per dare una chicca sul sociale, diciamo, però prima c'era il canale che produce del contenuto e lo mette sulla televisione tradizionale, poi è arrivato un contenuto un po' più prestigioso che lo dà, no, in maniera diversa, attraverso il cavo, eccetera, eccetera, e poi arriva la democratizzazione del contenuto, però in realtà personalizzato, perché ti propone delle cose che ti possono piacere, comincia a conoscerci, eccetera, eccetera. Questa industria sarà completamente disrupted. Sarà completamente disrupted. Perché, lo vedremo dopo sul chart della mentalità delle nuove generazioni, ci sono delle generazioni che guardano la televisione, delle generazioni che non la guardano. Allora, ABC, se non si mette a fare delle cose nuove, is dead. Morta. Allora, nel chart avremmo potuto continuare a mettere altri mattoncini sotto di industrie che stanno per essere disrupted. I servizi finanziari. Perché ci saranno degli attori che faranno transazioni in modi diversi e che saranno technology driven e data intensive. Il manufacturing. Dice no, il manufacturing no. Eh sì, perché con la stampante 3D, piano piano, stiamo vedendo che il costo della stampante 3D si abbassa, il numero di materiali che tu ci puoi mettere dentro aumenta, addirittura ci si può stampare dal metallo a delle cose alimentari. Bene. Piano piano gli ingegneri, cioè noi, andremo a inventare dei prodotti che si potranno stampare, anche complessi, e tu in realtà il manufacturing lo farai prima magari in un, che ne so, in un negozio di prossimità e poi magari proprio a casa. Non sto scherzando, ci sono già aziende che lo stanno valutando, cioè valutando, facendo, testando. Quindi il manufacturing, oggi potremmo mettere le grandi aziende di manufacturing e tra 5-10 anni vedremo delle new entrant che fanno lo stesso tipo di prodotto ma te lo stampano a casa e valgono 4 volte di più, eccetera eccetera, non ve le faccio tutte, però questo per dire che la tecnologia alla fine, perché tu utilizzi dati o perché hai delle tecnologie nuove che poi sono gli ingegneri che operano, producono questo tipo di innovazione. Allora andiamo proprio su questo esempio qua, che è la parte un po' più sociale, no? E qui vi voglio far partecipare un pochettino e anche qui vi darò un po' fastidio, però è fatto apposta. Allora, a me piace raccontarla così. Ci sono due, tagliamo il mondo in due parti, ok? Potremmo dire più di 40 anni e meno di 40 anni, poi con un po' di flessibilità. A me piace raccontarla così. La generazione da palinsesto e la generazione 2, 3, 4.0, X.0. Approccio mentale completamente diverso. Allora voi direte, io sono giovane, sono 4.0. Allora, alzi la mano chi in media in una settimana guarda più la somma di Netflix più televisione sul web più altri canali di questo tipo, cioè on demand, versus Rai, Mediaset e Sky non on demand. Alzi la mano soltanto chi vede più la somma delle prime, cioè on demand. Ok, un 40%. Ok? Un 40%. È un test, non vuol dire che gli altri sono completamente da palinsesto, però è una buona approssimazione. Palinsesto non è una critica, è semplicemente noi siamo stati abituati così. Stay with me. Palinsesto vuol dire, vi ricordate quando la televisione cominciava nei programmi alle 17 con l'antenna che saliva la musica?
Allora, noi siamo nati, cioè siamo quella generazione lì, poi stiamo evolvendo piano piano, ma fondamentalmente siamo una generazione da palinsesto, cioè qualcuno che ha una linea editoriale produce e o sceglie dei contenuti, ce li propone, all'inizio c'era una rete sola, poi un pochino di scelta, però tu l'unica cosa che fai è guardare da una catena all'altra. E quando leggiamo il Corriere della Sera stiamo facendo la stessa cosa, è palinsesto. Non lo sto criticando, c'è qualità dentro, non sempre, però spesso e si spera, c'è qualità, c'è il lavoro dei professionisti, eccetera, eccetera. Però è un atteggiamento un pochino passivo a scegliere da un contenuto che qualcun altro ha previsto per me. I ragazzi di meno di 40 anni, e più scendi più è vero, non fanno più così. Allora, giusto o sbagliato, non sto facendo uno statement etico o qualitativo, è semplicemente così. Allora, loro cosa fanno? Vanno a prendere i contenuti dove vogliono, zappano da una cosa all'altra, ma proprio, ok, e su internet. Dopodiché non soltanto fruiscono di quell'informazione, ma ci aggiungono qualcosa. La commento, ci scrivo sopra, la mando a qualcuno, ci rido, ci like, eccetera, eccetera. Questo atteggiamento di collaborare, cioè di andare a prendere dove voglio, quando voglio, di collaborare e di rielaborare e di metterci del proprio, non era tanto per la nostra generazione. Tant'è vero che anche, adesso non so se lo facciamo un po' di più al Politecnico, ma quanto insegniamo ai nostri ragazzi a fare questo tipo di lavoro rispetto a imparare semplicemente stando da soli? Quesito. In alcuni stati si fa molto di più, poi non dico anche qui è meglio gli Stati Uniti, no, non sto dicendo questo, però spendono più tempo a fare team collaboration, leadership, eccetera, e meno a imparare delle cose per poi restituirle. Magari un buon equilibrio si può trovare. Però questi due tipi, allora poi c'era il secondo test, che era, magari senza alzare la mano, ma diciamo introspettivamente, quando voi utilizzate i social, e state tutti probabilmente su Facebook, su Twitter, Instagram, eccetera, eccetera, LinkedIn, lo fate in maniera da palinsesto, cioè guardate cosa succede, fate un like e magari scrivete un commento di una riga, o ci mettete voi del contenuto, cioè voi siete lettori o produttori di contenuto? Pensateci, i ragazzi oggi sono produttori di contenuto, spesso producono più di quello che leggono, perché proprio è una volontà di affermarsi in quel modo lì. Noi siamo stati abituati a essere un po' più riservati, no? Soprattutto noi ingegneri. No, è vero però. Due generazioni diverse. Allora, queste generazioni hanno delle caratteristiche diverse che stanno cambiando la società. Cioè cambia il modo di pensare di questi giovani, cambia il modo di imparare, perché fanno tre cose in parallelo, anche gli uomini. Prima era un'esclusiva delle donne. Non è vero, i ragazzi maschi oggi fanno tre cose in parallelo. È un grande vantaggio che non avevamo, stiamo recuperando. E soprattutto, guardate, la cosa che piace di più è, prima il fatto di sapere ti dava del potere, cioè tu avevi importanza quando sapevi una cosa e la tenevi per te. È così. So una cosa, non la dico, quindi sono importante. Oggi, con i social e con questa mentalità, sono importante se la dico e tanti mi vogliono bene. È completamente diverso, eh? E questo qui si diventa vero nella realtà aziendale. La realtà aziendale di là è gerarchica, se l'ha detto lui è vero, perché detiene il segreto. Oggi non è più così. E nell'azienda dove sono io, non è mica il ruolo che c'hai, eh? È quello che tu porti ogni giorno come idee, se dai qualcosa, altrimenti cioè, non è che dici no perché l'ha detto lui allora funziona. Non è più così. Azienda super piatta. Poi ci sono sicuramente le startup che sono molto più piatte di noi. Infatti noi zitti, grande umiltà, e cerchiamo di imparare dalle startup perché abbiamo paura di andare verso quella parte lì, e poi ci vengo sull'ultima carta. Invece di qua, information hub, cioè produzione, network dinamici, collaborazione, eccetera, eccetera. Tante cose che poi, no, c'è anche, come si chiama, Harry Chesbrough, che a Berkeley dice, sì, open and collaborative innovation. E bravo, te lo sei venuto a studiare a distretti italiani e te la sei rigiocata in California. Però in realtà ha anticipato un modo di fare innovazione discutendo con gli altri, no? Che è tipico della Silicon Valley. Cosa c'è dopo? C'è questo. È l'ultimo, Antonio, vero questo? Ce n'è ancora un altro dopo? Me lo sono dimenticato. Questo è molto importante. Allora, questo è un chart interno. Vi condivido un chart che noi utilizziamo in Microsoft, che è una sintesi di un libro che è stato scritto da una studiosa
che in California ha fatto dei test sui bambini. Ha detto, ma c'è un'attitudine, ci sono due attitudini mentali, e ha studiato queste attitudini mentali. Un'attitudine mentale è quella che qui è chiamata fixed mindset, e l'altra è quella che è chiamata growth mindset. Il fixed mindset cos'è? È una persona che dà molta importanza a come appare, quindi che ha paura di sbagliare e che vuol sempre sembrare bravo, ok, che tendenzialmente dice lo so, già lo so, che tendenzialmente dice questa cosa è già stata fatta, non potrà funzionare, che tendenzialmente se gli dai un feedback non ti vuole ascoltare e non ti ascolterà, okay? E che tendenzialmente ha, come dire, vuol far sempre un po' a modo suo, non ascolta un granché feedback e contributi da altri. Quando qualcuno ha successo vicino a lui, al meglio lo guarda zitto e con invidia. Sono attitudini, e anche questo vi darà un po' fastidio, ma c'è un pezzo di questo in tutti noi. Tutti noi siamo un po' così, siamo anche un po' l'altro, un pochino di tutti e due, però facciamoci autocritica. Growth mindset, questo è quello che sa, lo racconta agli altri, quello che non sa lo cerca. Quando vede qualcuno che ha successo dice, che figata, me lo puoi spiegare? Accetta quindi il feedback, collabora, ha voglia di imparare sempre, ha più umiltà. Allora, queste due tipologie, quando questa studiosa ha guardato i bambini, ha fatto dei test negli anni su quoziente di intelligenza elevato, fixed mindset, versus quoziente di intelligenza più basso, growth mindset. Negli anni il secondo gruppo di bambini era più bravo a scuola dei primi. Quindi non è soltanto una questione di intelligenza, è una questione di attitudine, molto importante. E questo non è generazionale, sono due chart, diciamo, che si possono incrociare, uno li può leggere come vuole, ma sono due spunti diversi. Uno è una cultura generazionale, l'altro è una questione di mentalità. Si nasce un po' più fixed, un po' più growth mindset. Allora, per rassicurare quelli che si sentono un po' più fixed mindset, Steve Jobs era molto fixed mindset. Cioè molto growth su certe cose e molto, molto fix su altre. Vi faccio un esempio. Lui ha sempre detto, poi dice, ma perché pure la santa parola sempre di Steve Jobs? No, però perché quando, no, sai perché? Perché quando abbiamo fatto un lavoro con tutti i miei colleghi di Western Europe su questo schema qui, ci siamo resi conto in realtà che non si può dire allora bisogna essere soltanto e per forza sempre growth mindset. In realtà ci sono delle cose positive anche nel fixed. Per esempio, il tipico del fixed mindset è essere assertive, cioè di dire no, questo è così, che alcune volte va fatto in un'organizzazione. Non puoi sempre dire sì, ma adesso ci pensiamo, mettiamoci a fare brainstorming. Ci sono dei momenti in cui poi si deve fare. Steve Jobs tipicamente lui diceva, il primo capo del marketing che mi chiede un budget per fare uno studio lo licenzio. Dice, ma perché? Dice, ma perché tu non puoi andare a comprare da qualcuno un'analisi su dei desideri delle persone quando le persone non sanno cosa vogliono, perché non l'abbiamo ancora inventato. È un po' presuntuoso. Quindi so io, giusto? È fixed mindset. Però ci vuole un po' di quella caparbietà mentale anche, ok? Ci vuole un po' quel sapere di avere la conoscenza. Non sto dicendo che è tutto sbagliato. Però è per far riflettere a due poli. E in realtà, attenzione, perché questo growth mindset, cioè questa umiltà, che poi è molto simile a quella che abbiamo visto nel Signore all'inizio, no? E per questo che abbiamo messo questa carta di questo signore anziano che però fa il DJ, sta provando a fare il DJ. Non sappiamo se è bravo o no, non importa. È un growth mindset leader, perché in realtà sta provando delle cose nuove, con umiltà. Qualcuno gliel'ha insegnato, ovviamente ha chiesto a un nipote, non sappiamo come ha fatto, ma lo sta facendo. Quindi c'è un pochettino di questi due elementi da mettere insieme. L'ultima carta sarà una sorpresa perché non me la ricordo più. Ah, un test per voi. Questo è l'ultimo spunto e poi se abbiamo ancora un po' di tempo, non so, non abbiamo più tempo. Vabbè, me le manderete. Ah, sorry, okay. Per finire sul gap digitale, ragazzi, questo è molto importante. Allora, chi vuole dirmi quanto è stato speso in venture capital in Italia nel 2015? Quanto? Chi vuole provare?
100 milioni, chi l'ha detto? Bravo, 104. Se clicco viene solo fuori una volta, vero? Ok. Quanto è stato speso in quanto è stato investito? Sì, speso anche perché è una spesa. In Francia nel 2015. 500? 1 miliardo? No? Chi offre di più? 1 miliardo e 8. Quanto è stato investito in Germania? Un pochino troppo, ancora sono i tedeschi, sai, sono 2,5, hai vinto 2,6. Quanto è stato investito in Inghilterra? 4,5, hai vinto quasi, molto vicino. Ragazzi, fa paura questa cosa qua. Non fa paura? Fa paura. Attenzione, non è finita. Adesso andiamo un pochettino, no, l'est non l'abbiamo analizzato, intanto dobbiamo mettere Asia Pacific, te l'ho detto, e la Corea e l'Australia anche, facciamolo mondiale questa cosa qua, e il Cile dove investe il, brava, la città di New York, non lo stato degli Stati Uniti, la città di New York, che si sono messi a fare questa roba qua da 3 anni, no, non è così tanto, però insomma, stiamo parlando degli UK 4 miliardi, la città di New York 7 miliardi, una città, e ovviamente vince chi vince? San Francisco con 15, 30, quasi 30, ha vinto 27 miliardi. Allora, stiamo portando l'Italia alla crescita del PIL, secondo voi? Dice no, ma queste, Carlo, sono le start-up. Ah, perché invece voi come azienda non avete bisogno delle idee di questi, che sono quelli che vi stanno fregando il lavoro fra 3 anni, non avete bisogno di questa ricchezza qua. Cioè, lì dentro c'è il prossimo Uber, c'è il prossimo Airbnb, c'è il prossimo Facebook, e ve ne posso citare 350. E a noi non interessa? 100 milioni quando in una città si fa 27 miliardi l'anno? Think about it. Carlo, veramente grazie, tantissimi, veramente tantissimi spunti. Carlo si è volontario, risponderà a tutte le domande durante, anche su LinkedIn vi ha dato, e anche durante il break. Ma dobbiamo fare un'altra cosa, che è, Cristina, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare la cosa più bella, no? Allora, Cristina... ha insistito tantissimo a farlo lei, quindi. Allora, abbiamo deciso, Carlo, di consegnare degli award per quest'anno ad alcuni nostri alunni. In realtà dovevamo dare 2 award, uno un po' basato sugli imprenditori, sulle start-up, e uno sui manager. In realtà poi ne abbiamo dati 3. Però adesso li chiamiamo e li premiamo e gli facciamo anche raccontare brevemente cosa fanno. Devo mettere gli occhiali, pensavo leggessi tu, faccio io dopo. Allora, il primo premio è per 2 persone. Okay. Roberto Stefanini e Fabrizio Longo, che sono alunni del 7° EMBA del 2009, fondatori di MyFoglio. Motivazione: app scelta da Microsoft a fine 2015 per presentare Continuum. Mettiamoci giù perché sennò la foto viene messa. Allora, dove siete finiti i premi? Facciamo da soli. Facciamo esatto, abbiamo fatto. La targa. È come cavo io, però non riesco a tutto. Così. Secondo premio è per Stefania Boroli, che è un'alunna gestionale del 2008, che lavora come investment manager a Idea Capital SGR. Premiata da Forbes tra i migliori profili under 30 europei. Giovanissima.
Allora, bravissimi, brevemente, noi vogliamo che raccontiate un po' quello che avete fatto, quindi in 5 minuti vi chiediamo di riassumere quella che è stata la vostra esperienza e anche se e come l'essere al MIP vi ha dato un supporto. Cominciate voi? Sì, inizia lui e poi... Inizio io. Mi ero preparato qualcosa da dire, ma ovviamente è saltato tutto. Mi ha veramente un discorso fantastico. La disruption mi ha distratto. Esatto, la disruption ha funzionato. Grazie, veramente siamo emozionati e il premio ci rende veramente molto orgogliosi. Il MIP, noi siamo settimo EMBA, mitico settimo EMBA, anzi come dice Paolo, settimo EMBA ROCKS. Ci siamo conosciuti lì, io e Roberto, abbiamo iniziato, siamo proprio il classico esempio di cosa significa studiare assieme e poi leggendo i vari case study, business case, nottate sui libri, abbiamo iniziato a ragionare, abbiamo avuto voglia di mettere a terra quello che stavamo imparando. E durante una pizza Roberto aveva in cantiere questa bella idea, abbiamo detto senti, proviamo a farla, proviamo a metterla giù. E siamo l'espressione di quello che è il MIP, di quello che è la community, di quello che è il network, di quello che è la facoltà di ingegneria, siamo anche noi ingegneri, quindi insomma rientriamo pienamente in tutto il ragionamento. Passo la parola a Roberto perché sarebbe anche interessante riuscire a capire di cosa stiamo parlando. Sì, infatti. Allora, la cosa interessante è che la premessa, noi non conoscevamo l'evento di stasera, e la premessa di Mariano Corso e ovviamente di Pura Santa sono praticamente l'anticipazione di quello che stiamo facendo, nel senso che il nostro focus e la nostra idea su cui stiamo sviluppando questa startup, o comunque questa nuova azienda, è quella dell'ambito del gestionale cloud, che però giustamente, come avete anticipato prima perfettamente e come direbbe mio figlio, il gestionale cloud ha lì la solita cosa, la solita minestra in un certo senso, ed è lì lo sforzo e diciamo la novità, l'impegno su cui stiamo mettendo l'attenzione, che è quello di sviluppare una piattaforma che faccia leva esattamente su quelle componenti che sono la community in un ambito B2B e quindi che faccia leva esattamente sulle tre cose che ha descritto precedentemente Corso, quindi lo sharing, il miglioramento delle proprie capacità attraverso l'apprendimento degli altri, quindi anche i valori che prima venivano condivisi da Pura Santa. E addirittura l'altra novità su cui stiamo lavorando, che vi avrei fatto vedere una demo ma ve la racconto perché non c'è il tempo, è spingerci nel machine learning e fare in modo che chi utilizza MyFolio, a differenza di tutte le altre piattaforme, ma posso esserne sicuro, disponibili sul mercato, MyFolio apprende e impara chi è il soggetto che lo sta utilizzando e gli comincia a dare dei suggerimenti attinenti alla propria professione o al proprio comportamento. Questa è veramente una novità su cui ci stiamo cimentando, un esercizio difficile perché non ci sono referenze né da copiare e neanche di riferimenti particolarmente utili. E oggi vi avrei mostrato come con Siri, quindi questa interfaccia, scusate, con Cortana questa interfaccia, ad oggi, no, è più facile dire, sono molto amiche, sì, si parlano, diciamo sì. E io dico che la mia, diciamo, è più efficiente di mia moglie, è l'unica che mi risponde sempre, mi capisce e non mi contraddice mai, questa è perfetta. Quindi, aspetta. E quindi l'esercizio forte, comunque lo stiamo facendo, stiamo sfruttando anche come sistema di interazione queste nuove tecnologie, ma nell'ottica di, vi avrei fatto vedere un esempio, sono in mobilità e chiedo al mio gestionale tradizionale, mi dai il fatturato dell'anno scorso? E lui mi risponde, piuttosto che gli dico mi dai il fatturato previsto per il prossimo trimestre, lui mi vede il funnel e mi dice questo è. E come dicevamo prima, addirittura mi vado presso l'azienda a cui devo fare la consulenza e mentre sto lì lui mi dice ma devo rendicontare? Sì. E poi esco fuori e fatturo? Sì, perfetto. Quindi questo è il futuro su cui ci stiamo focalizzando anche noi, questa è l'attività. No,
E poi, giustamente, come è stato evidenziato, siccome tutti i settori verranno toccati, compreso quello del software, anche l'ambito dei gestionali subirà un attacco pesante, perché il fintech troverà relazione sempre più stretta con piattaforme come la nostra e cambieranno tantissime dinamiche. Tant'è che noi già da oggi ci proponiamo freemium, ma veramente freemium, a differenza di qualsiasi altra cosa che c'è sul mercato, perché il valore dei dati che stiamo raccogliendo in cambio di un beneficio per l'utente è enorme per noi e per i nostri partner. Buonasera a tutti, grazie per avermi voluto qui, grazie per questo award, ne sono davvero onorata. Anch'io mi ero preparata a tutto il discorso, come dal Politecnico, ho fatto il primo summer internship e poi ho preso il lavoro, MBA, eccetera, come sono arrivata qua, però non c'è tempo e quindi vi racconterò che cosa faccio. Mi sentite? Sì. Allora, quello che faccio io è un qualche cosa simile a uno spunto del discorso del dottor ingegner Purasanta, che mi ha colpito molto, che è quello che lui è tornato in Italia per cercare di dare qualche cosa al nostro paese. Ecco, io non lo faccio tanto e bene quanto lui, lo faccio nel mio piccolo. Però la mia esperienza internazionale, in particolare l'MBA che ho fatto in America, mi ha fatto capire che cosa voglio fare da grande, e voglio proprio, ho voluto tornare in Italia per dare un contributo al mio paese. Sembra un pochino too much detto così, però sapete, quando vi trovate ad essere l'unica italiana ad Harvard in una classe da 900 studenti di tutto il mondo, vi rendete conto di quanto poco basta, di quali sono le potenzialità dell'Italia per crescere nel mondo, con i suoi talenti prima di tutto, e qua ne vediamo tanti, e con le sue, si chiamano nicchie d'eccellenza, ma potrebbero essere molto più di nicchie. E allora che cosa ho deciso di fare? Sono tornata e, per quanto riguarda il tema dei talenti, ho fondato Mentors for You. Mentors for You è un'iniziativa no profit di mentoring per studenti universitari che identifica dei ragazzi ad alto potenziale in tutte le università d'Italia per accompagnarli nel percorso di sviluppo professionale grazie all'aiuto di mentor che già sono nel mondo del lavoro e che gli danno una mano a capire come impostare una carriera professionale internazionale ad alto livello. Siamo nati da un anno, ma siamo già il programma di questo tipo più grande in tutta Europa. Abbiamo partner di eccellenza, tra cui McKinsey, Enel, Fiat, speriamo tra poco Microsoft, e diamo una mano a più di 1000 studenti l'anno. Ho parlato poi delle nicchie d'eccellenza, perché? Perché dal punto di vista, diciamo, più prettamente professionale, ho deciso di sposare un'iniziativa che si chiama Idea Taste of Italy. Idea Taste of Italy è il primo fondo di private equity interamente dedicato al settore del food and beverage italiano. Quello che noi facciamo è cercare di identificare aziende italiane che hanno grande potenziale in una sicuramente nicchia d'eccellenza del nostro paese, che è l'agroalimentare, e gli diamo i capitali, le competenze, il network per crescere in Italia e nel mondo. Abbiamo quest'anno raccolto 200 milioni da investire in questo senso e abbiamo già incominciato a farlo e speriamo di continuare a farlo in maniera molto efficace per aiutare a portare, a rendere ancora più grande Food and Beverage Worldwide. Mi hanno chiesto di soffermarmi un attimo su che cosa il Politecnico mi ha dato, come mi ha aiutato ad arrivare fino a qui, insomma, in questi primi anni della mia carriera. Allora, io forse delle cose più tecniche, specifiche, l'esame del professor Sianesi, non mi ricordo tutto, però certamente qualche cosa il Politecnico mi ha lasciato una traccia importante. Prima di tutto, perché mi chiamano ingegnere? E non è banale, sapete, essere chiamati ingegnere, perché genera negli altri una sorta di rispetto, ammirazione. Io
mi ricordo che me ne rendevo conto fin da piccola, quando chiamavano mio papà ingegnere con lo stesso rispetto e ammirazione. E a me piaceva quell'aura autorevole, e mi dicevo, anch'io un giorno avrò quel titolo lì. Ma ha senso? Ha senso questo? C'è un motivo, ha un valore essere un ingegnere del Politecnico di Milano, anche al giorno d'oggi, anche in professioni non prettamente tecniche come il management e la finanza? Beh, io credo di sì. Io credo che questa istituzione dia ai ragazzi un qualcosa in più. E quel qualcosa in più è la serietà, la razionalità, l'impegno, la capacità di porsi un obiettivo e lavorare tanto finché non l'hanno raggiunto. Perché gli ingegneri lo sanno che per raggiungere un risultato non servono trucchetti, bisogna rimboccarsi le maniche, studiare, passare le notti e finalmente riesci ad arrivare a superare anche l'esame del professor Sienesi. E niente, basta poco più di questo in realtà, anche secondo me, da quanto ho imparato nei primi anni del mondo del lavoro. Perché il mondo del lavoro di oggi non è più il mondo del lavoro di una volta, come abbiamo visto in maniera molto dettagliata. Non è più l'industria in cui tu devi continuare a fare la stessa piccola attività per tutto il giorno. Ma a tutti i livelli è diventato molto più relazionale, molto più dinamico. E quindi sicuramente c'è bisogno a tutti i livelli di prendere delle decisioni continue e di prendere anche delle responsabilità. E quindi se io dovessi assumere qualcuno, e i nostri amici che hanno creato una startup e le assumono, queste persone sono sicura che condividono con me il pensiero, io non guarderei tanto alle technicalities, ma guarderei alla loro etica del lavoro, alla loro capacità di impegnarsi, alla loro capacità di ragionare, di porsi un obiettivo e di lavorare finché non l'hanno raggiunto. Perché per le technicalities c'è sempre tempo di impararle, e comunque ci sarà sempre un tecnico più bravo di te, ci sarà sempre un computer che fa i calcoli più veloci di te, e comunque la tecnologia cambia talmente veloce che forse non ha quasi senso diventare degli esperti di una specifica tecnologia. E quindi ci vuole questa mentalità, e questa mentalità è un qualcosa che si impara sui banchi di scuola, e io credo che il Politecnico questo lo insegni molto bene, perché è il 101° esercizio di analisi, riuscirai a fare quello studio di funzione, perché anche se il professor Sienesi all'inizio, quando appiccica tutti questi bigliettini Kanban, non capisci assolutamente nulla. È l'unico professore qua che ho avuto, quindi mi ricordo che appiccicava questi bigliettini colorati, io non capivo assolutamente niente, ma alla fine ho passato anche il suo esame. E alla fine mi chiamano ingegnere come il mio papà, quindi grazie. Grazie, complimenti e veramente grazie Carlo per tutti gli spunti che ci hai dato. E noi purtroppo abbiamo dovuto chiudere, perché sennò ci cacciano, c'è il catering che scuoce il tutto, quindi non possiamo. Però siamo qui e speriamo vi fermiate un po' con noi per un po' di discussione. Grazie a tutti.